buonasera Gianfelice, grazie mille per essere qua buonasera ciao, ciao a tutti e a tutti voi un grande onore ciao Filippo grazie a te anche ciao. buonasera buonasera io, io ragazzi comincerei con eh, un pensiero per Bruno Arena che purtroppo eh, ci ha lasciati quindi insomma anche lui è Bruno è Bocchi preso. anche ragazzi anche Bruno, sì anche Bruno, Bruno Bocchi, Bocchi bravo Gianfeli quindi un pensiero per loro perché dispiace insomma ecco poi io non sono bravo in questi casi a trovare a, a trovare le parole io già felice andrei subito diciamo poi dopo magari prendiamo anche qualche domanda dalla chat che sono già tantissime. Eh, la situazione all'inter è calda il san siro contro la roma sarà sarà rovente diciamo no anche perché poi c'è questo cambio di proprietà in atto americani, arabi noi siamo in questo carpineto come si dice dalle nostre parti, dalle mie parti. Però forse anche dalle tue si dice carpineto il vale, no, gine carpineto. mi piace come Carpineto e Siena Firenze, diciamo. Okay. <ride> una bellezza <ride> sì, okay. Ma poi magari da Filippo in Umbria si dice in un'altra maniera ancora. Però ecco Gianfelice, ok il cambio di proprietà, ok che secondo me la famiglia Zanga ha fatto tutto quello che poteva fare, ovviamente fino a quando ha potuto, anche se personalmente opinabile eh, ci mancherebbe, io penso che magari avrebbe potuto vendere prima, però eh, il cambio di proprietà è in atto, però comunque non bisogna scordarsi nel campo perché non so come la vedi te, ma la partita con la Roma, a mio avviso, è fondamentale anche per l'andamento della stagione. Te come la vedi la situazione? Vabbè, la, la, la partita con la Roma, ovviamente, essendo la ripresa del campionato dopo la sconfitta bruciante di Udine, è ovvio che eh, conta tantissimo eh, perché poi dopo abbiamo la Champions League, il doppio confronto con, non con una squadretta, però, certamente, insomma. La sfida contro, contro i giallorossi peserà tantissimo anche per capire se la squadra si è ritrovata, pur con la pausa in mezzo con i nazionali in giro, però se la squadra ha ritrovato lucidità, equilibrio, compattezza, insomma le cose a cui ci siamo abituati negli ultimi, nelle ultime stagioni. E certamente lo scenario attorno non aiuta perché quando si continua a eh, si continua a parlare ovviamente durante l'estate di giocatori che partono. Un giorno parte uno, un giorno parte l'altro. Quando si parla del club in vendita e tutto questo, poi in qualche modo con noi eh, spesso e volentieri prende una risonanza maggiore. Poi magari ci torneremo anche con degli esempi. Ovviamente, per un giocatore non è semplice e mm. la sensazione che poi tutte queste. Eh, queste parole, questi, queste, queste turbulenze a vari livelli abbiano un po' distratto poi dal focus perché poi il calcio è fatto di, di tante cose, è un calcio professionistico e tutto quello che vuoi, però poi alla fine tutto si gioca dentro quel rettangolo. Se gira dentro lì, allora qualsiasi cosa va in cavalleria, altrimenti automaticamente anche le cose. Che, che normalmente verrebbero minimizzate vengono ingigantite, no? improvvisamente si dice, si parla di frizioni nello spogliatoio, insomma sono cose che abbiamo vissuto e sentito fin da quando eravamo bambini, no? quindi sì. è sicuramente importante, è una partita cruciale. No, sono d'accordo anche perché poi eh, ci sono anche tanti giornalisti che dicono che i giocatori non risentono della situazione della società, secondo me i giocatori ne risentono e come e poi insomma questa è stata un'estate un po' turbolenta dove a giugno l'Inter ha fatto comunque bene a livello di mercato, a luglio poi dopo si è fermata e come ti ho sentito dire anche a te diciamo poi c'è stata quella figuraccia con Bremer e Di Bala che secondo me Gianfelice Felice poi dopo lascio anche la parola a Filippo, a livello di squadra l'Inter secondo te no? A livello proprio di reparti e messa bene in tutte le parti, le defezioni ce l'hanno tutte le rose. no, Lo sai meglio di me, però, cioè quello io vedo che, che manca nell'inter attuale, indipendentemente dagli errori che può aver fatto l'allenatore. no, Anche lì tutti gli allenatori sbagliano. Però a me fa un po' specie e questo e, e mi interessa molto il tuo parere. Qui fa un po' specie vedere che nell'Inter non ci sia un giocatore. Salta l'uomo perché, a mio avviso, con la partenza di Perisic e di Sanchez. E a parte hai perso personalità hai perso comunque giocatori con esperienza però in quest'inter qui indipendentemente dall'andamento io proprio vedo la mancanza di giocatori che saltano l'uomo te come la vedi Gianfeli no è, è, è che siano insomma per dare una valutazione più equilibrata possibile vorrei vedere la squadra girare come l'abbiamo vista girare l'anno scorso, no? cioè vedere tutti i giocatori che si aiutano, tutti i giocatori in condizione ottimale e vedere quello che questa squadra racconta sul campo con le prestazioni. E credo che sicuramente potrebbe essere molto di più eh, rispetto a quello che abbiamo visto sin sì, qui, anche perché eh, sono d'accordo con quello che dici te, noi parliamo delle difficoltà dell'Inter, poi il Milan Campione d'Italia che tutti lodano. Ogni domenica è avanti soltanto di due lunghezze. Quindi, se togliamo l'Udinese, sorpresa, la mezza sorpresa, e Napoli. Che comunque voglio dire è quello che sta andando meglio. Poi nessuno sta facendo sfracelli. Non vedo squadre che corrono, non vedo squadre soprattutto complete. Ciò detto. La, la sfida che hanno portato avanti negli ultimi due anni, soprattutto chi si è occupato della parte tecnica del club Marotta e Ausilio, è stato quello di mantenere la squadra a livello competitivo partendo dal fatto che c'è stato un ridimensionamento che è oggettivo, cioè, questo non lo si può negare. Nel momento in cui tu eh, due anni fa cedi Lukaku e Akimi e quest'anno eh, perdi per strada Perisic perché non puoi confermare. Ti sfumano in qualche modo dei colpi che in, qualche, che in qualche maniera avrebbero probabilmente dato una linea diversa alla squadra, è chiaro che eh, qualcosa, qualcosa ti manca, eh, e probabilmente appunto anche chi ogni tanto, nelle fasi di stallo di, di certe partite, accenda la luce, no? Cioè di chi riesca improvvisamente ad avere dei lampi, dei guizzi, qualcosa quando la squadra è un po' paralizzata. Eh, e quindi questo sicuramente sì, c'è cioè un, un, un ridimensionamento e un impoverimento c'è stato, ciò detto io sono convinto che la squadra abbia comunque la possibilità di competere, l'anno scorso quando andò via Conte, iniziò la stagione, penso che la maggior parte di noi tifosi... Fossimo così sfiduciati, no? non, non avessimo grandi aspettative all'inizio. Poi è arrivata la Supercoppa e vederla arrivare contro la Juve vuol dire poi è arrivata anche la Coppa Italia. E contro la Juve vuol dire abbiamo purtroppo perso lo scudetto per poco, però ci sono anche gli altri riconosciuti i meriti. Sicuramente qualche responsabilità ci sarà stata anche da parte nostra, però voglio dire l'Inter c'era. E anche in Champions League aveva fatto bellissima figura perché la partita di, di Liverpool del ritorno, comunque anche quella dell'andata, erano state ottime prestazioni come quelle nel girone contro il Real. Quindi io sono convinto che questa squadra possa competere lo stesso per, per grandi traguardi, quantomeno non penso alla Champions League. Ma in Italia, rispetto alle altre squadre, io credo che l'Inter possa giocarsela, certo è che appunto bisogna ritrovarsi e ritrovarsi in fretta. Sì, sono d'accordo Gianfelice, poi lascio la parola a Filippo. Ma, cioè, in Zaghi, secondo me, il primo anno ha fatto molto bene. Forse anche la spensieratezza che ha avuto nel passare, la spensieratezza. nel senso, secondo me, per come la vedo io, e ripeto, io non ho la verità in tasca, è opinabile. Secondo me, anche perché Inzaghi non aveva ancora, non sapeva cos'era l'Inter, no? Sembra quasi Gianfelice che Inzaghi, avendo capito cos'è l'Inter, che è una roba una cosa enorme quest'anno subisca un po più la pressione anche perché rispetto all'anno scorso eh, ci sono stati comunque, comunque è tornato l'ukaku che è il centravanti più pagato della serie a parliamoci sinceramente è vero che il club ha delle difficoltà economiche come hanno tantissimi club in europa no però comunque l'inter ha riportato in italia ha eh, il centravanti più pagato della serie a Secondo te quest'anno Inzaghi, sapendo cos'è l'Inter, ha perso un po' più di sicurezza, si sente un po' più sotto esame, perché secondo me gli errori dell'allenatore cominciano ad essere diversi, perché io la penso come te. a livello di Rosa, non vedo proprio un Inter eh, più scarsa di, di tante altre squadre, cioè soprattutto negli undici titolari io vedo una squadra forte, anche, anche purtroppo dopo la grave perdita di Perisic, eh, che molti hanno sottovalutato e che ora... Tutti si sono accorti che Perisic era un giocatore fondamentale per il gioco di Inzaghi e per l'Inter. Te come la vedi Gianfelice? No, ma è vero che l'anno scorso c'era più spensieratezza perché c'era anche meno aspettativa, cioè Conte è andato via sbattendo sì. la porta, arriva l'allenatore nuovo, tutti, come dicevamo poco fa la maggior parte ci davano come dire, fuori dai giochi e quindi c'era la tranquillità di dimostrare e quindi l'inter parte un po' così, poi dopo si ritrova e pian piano dimostra comunque di essere una squadra competitiva. Io non credo che quest'anno, anche come dire, alcuni errori che ha fatto anche l'allenatore, siano dettati eh, dal fatto di aver realizzato che adesso c'è un'aspettativa, credo che sappia comunque un allenatore del genere che all'Inter l'aspettativa eh, ci sarà sempre eh, e che quindi questa cosa l'avesse messa in conto. La sensazione mia è che in un momento oh, eh, di incertezza, con tante cose appunto che, che sono capitate, alcune delle quali abbiamo accennato poco fa, abbia eh, optato più per scelte conservative che invece le scelte coraggiose che l'anno scorso ci hanno fatto divertire perché io tutte le volte che ho visto l'Inter giocare o in televisione, a maggior parte o a San Siro, eh. mi sono divertito molto e mi sono divertito anche molto di più rispetto all'Inter di Conte come modo, come quantità di gioco espressa, cioè i giocatori avevano piacere davvero di, eh, di stare in campo e anche quando segnavano due gol, avevano voglia e si divertivano ad andare avanti ancora. Quindi, eh, quella cosa lì non credo che possa essere svanita nel nulla improvvisamente. La sensazione, purtroppo, è che in una fase, lo ripeto questa parola. Di incertezza in cui magari il club è più distratto dalle voci di cessione, quello che, che sta accadendo, i giocatori, magari anche loro distratti sul loro futuro. Resto, confermo, e eh, rinnovo quando, come a che condizioni, l'allenatore si sia trovato a portare un carico molto grande rispetto magari a una situazione più equilibrata, come poteva essere solo un anno fa. Okay? E quel calico lì dentro un club del genere, quel tipo di pressione pesa. è una cosa eh, che, che, che pesa, e allora perdi un po' di, magari, di lucidità, perdi tranquillità, perdi sicurezza. E credo che questa cosa ti porti magari a fare anche delle scelte, magari ogni tanto discutibili, eh, che perdi un po' di riferimenti, ecco, perdi un po' di concentrazione su quello che è il campo. Io mi auguro che questa pausa. Abbia restituito appunto in saghi la consapevolezza del suo valore perché lui era dimostrato e la, la voglia di tenersi, di tenersi l'Inter e di riprendersi quello che l'anno scorso ci è sfuggito. Tutto qua, assolutamente, speriamo di sì. Io anche io sono, sono d'accordo. Sicuramente, anche la, la situazione societaria influisce come abbiamo detto prima sui giocatori. Filippo, prego, ma io. Sono, sono d'accordo sostanzialmente, ho poco, poco da aggiungere a quanto avete detto te, Giuse e Gianfelice, perché è un'analisi veramente completa sulla situazione dell'Inter. Io ci tengo, secondo me, a rimancare alcune, eh, alcune figure di alcuni giocatori che manifestano, secondo me, un disagio evidente e ne risente anche il gioco. Io, per esempio, un bastoni così involuto. Io difficilmente lo ricordo anche nelle, nelle prime fasi sue all'Inter e non, non penso non, non si possa appunto sottovalutare questo suo essere stato sul mercato, poi essersi auto escluso tra, dai cedibili, eh, così come Screamer che comunque vedo sempre. Screener, per esempio, era un giocatore che anche molto arcigno no? nei suoi interventi, però lo faceva sempre con il sorriso. Io non so se avete notato, io fatico quest'anno a, a ricordare un sorriso di Screener, è sempre molto teso. Allora, io dico: tutte queste situazioni che sono imputabili a una società che in questa fase probabilmente è focalizzata su, su altre, mh, ha il focus su altri obiettivi. Crea e destabilizza un ambiente che è fatto di uomini comunque che, che, che devono correre. Che, appunto, come diceva Gianfelice, l'anno scorso correvano leggiatri e ci hanno anche eh, riempito gli occhi di un bel calcio, un bel calcio allegro. Eh, vorrei anche dire che, secondo me, quest'anno, con una, un mondiale che mai si è visto d'inverno, probabilmente ci sono anche questioni di preparazione che ognuno diciamo si è. Come dire, giocato all'otto, una preparazione che mai prima aveva preparato, perché sto campionato è iniziato prima, finirà comunque tardi. C'è un mondiale di mezzo, giocatori che vanno, giocatori che non vanno. Per cui io vedo anche i giocatori nostri che una partita la fanno bene e una sembrano imballati. Per cui ancora fatico a decifrare l'Inter. Questo è certo. Sono convinto altresì che molti giocatori sono. Provati dall'aver passato un'estate una, un sul mercato e continua a essere così perché mediaticamente ancora parliamo di screener che forse allora rinnova per mandarlo via a gennaio. Ma ora mi scuserete se io un po' sono severo con la società, ma tu e non c'è di screener e ancora siamo al caro amico per rinnovargli il contratto? Cioè, ma secondo me è plausibile una cosa del genere? Un giocatore come Skriniar che ti rinnova anni fa mandando via la gente, lo tieni così, gliel'hanno offerto un rinnovo, voi avete notizia se gli hanno offerto un rinnovo a sto ragazzo? Che non è, dice, un ritocco di ingaggio, cioè lui a giugno dell'anno prossimo è svincolato, a gennaio può firmare un altro contratto, che deve fare, disoccupato per amore dell'Inter, ma io, io rimango basito. cioè se questa è come si muove questa società, mi auguro che ci sia un avvicendamento eh, domani mattina. Non, non ho veramente, sono molto. E in questa atmosfera che percepisco io da fuori, io credo che poi si traduca in questa inconsistenza di quest'anno. Poi, come dice Gianfelice, e io anche sono uno che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, siamo là. Cioè, alla fine non è che la vetta dista chissà quanto. Io mi auguro sempre che ci sia il cup del teatro e che prendiamo a fare un filotto di vittorie, però onestamente non so, non sono molto... Cioè, in questa, in questa fase mh, respiro l'incertezza che penso respirino i giocatori, però mi auguro di sbagliarmi e che invece trovino la forza di compattarsi. Che secondo me l'anno scorso ci ha portato a fare bene e quest'anno lo vedo un po' meno. però so forse negativo perché la giornata è stata un po' intensa per me, magari sono un po' strano. <ride> eh, eh, non demotivare, non mollo. Non mollo. E eh, no, eh, Non so, ma voi che ne pensate? Perdonatemi se adesso vado scado nel personalismo di un giocatore. Noi dobbiamo parlare di Inter, che è una squadra. Però su Screamer non trovate che sia surreale? Ma la gestione Screamer, sentiamo Gianfelice, e ne pensa, noi l'abbiamo detto tante volte. Prego, Gianfelice. No, beh, la questione è. La questione, il, il punto è, è ovviamente, qua bisogna poi bisognerebbe sapere nei dettagli tutto, no? se il giocatore sarebbe disposto ad accettare un contratto più basso perché dicono scrivono che, che in Francia gli abbiano offerto non so se più di 9 milioni a stagione quindi è da capire se, se questa cosa fin dove uno può arrivare con l'offerta perché poi oggettivamente c'è un momento e c'è un livello oltre il quale tu non puoi arrivare quindi non so adesso dove si, dove si stiano spingendo e quali siano i numeri sul, sul tavolo certo è però in questi giorni io facevo notare questa cosa e perché quest'estate tu prima parlavi eh, Giuseppe di colpi mancati di Bremer e di Bala e l'inter perde cioè perde l'inter non riesce a prendere per mh, disponibilità perché non riesce a chiudere altri affari che in qualche modo a catena avrebbero portato alla conclusione di quegli acquisti e quindi non compra di Bala e Bremer ma credo che l'arrivo di Bremer sarebbe andato di pari passo con la cessione in scrigna perché se questa è la situazione non credo che l'Inter eh, potesse aggiungere Bremer al reparto difensivo mi sarebbe piaciuto immaginarlo così ma credo che quella cessione sarebbe stata la, 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 la prerogativa per vederlo arrivare e, però quando in qualche modo anche Di Bala poi alla fine è andato alla Roma si è scritto tantissimo sulle figuracce tra virgolette dell'Inter però noto e abbiamo notato in tanti che eh, il Milan ha perso Renato Sanchez che davano già per acquisito da mesi, eh, Botman, che, che già era un affare fatto. Ma il modo di raccontare e di narrare questa cosa all'esterno è sempre differente. Come peso. Adesso, in questo caso, per esempio, facciamo un esempio di Inter e di Milan. Eh, noi, io venti giorni fa ho partecipato a, a pressing e scrignar aveva cioè eravamo quindi alla terza giornata quarta giornata quando eravamo il, il titolo di una delle rubriche era eh, nodo Rinnovo Scriniar, ok. Però nessuno aveva ancora parlato. Scriniar non ha fatto dichiarazioni, i suoi agenti non hanno fatto dichiarazioni. Quindi, fino a prova contraria, io oso credere, provo a pensare, a sperare, che ci stiano provando nel trovare una soluzione. Dopodiché, mi auguro che questa cosa non finisca con perdere Scrini a zero perché sarebbe un suicidio. Nello stesso momento il Milan sta trattando il rinnovo di Leao che non credo sia semplicissimo perché è uno dei giocatori più forti d'Europa in questo momento, sicuramente un giocatore che vorrà guadagnare molto di più, però il titolo non è, come dire, non, non, il peso nei titoli dei giornali non è su, che carica sulla società dicendo in difficoltà per rinnovare Leao, no, dipende da Leao se vuole rimanere. Cioè questo tipo di narrazione accade sempre e noi tifosi eh, dobbiamo comunque sia pur essendo come dire, con la nostra opinione rispetto a quello che è il nostro club esigenti quanto siamo poi noi siamo sicuramente più esigenti degli altri essere capaci anche di eh, distinguere questa cosa quanti anni eh, di Moratti presidente abbiamo sentito l'abbiamo sentito chiamare spendaccione che comprava e non vinceva in questo momento la Juventus è arrivata da un'estate che ha comprato quanti giocatori da quest'estate, anche la sessione invernale, mai sentito una volta parlare o usare l'aggettivo Juve spendacciona? Cioè, quindi c'è sempre come dire un, un modo eh, differente, più trattenuto se si parla di altri, invece con noi c'è eh, terreno fertile per, per, sparare, per sparare addosso. E in questo caso dovrebbe essere anche il club, secondo me ogni tanto nel, nel respingere al mittente no? un, un certo tipo di linguaggio, un certo modo di comunicare sull'Inter che, che comunque piace, perché comunque prendere come bersaglio l'Inter comunque non, non fa male a nessuno dei grandi. E quindi però ecco, sulla, su, in questo momento io aspetterei, cioè dico: è stata una telenovela, infatti dicevo, è stata una telenovela infinita quest'estate, e non si tocca e rimanga che, 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 non, che nessuno lo porti via, alla fine è rimasto. Ora siamo alla fine di settembre, abbiamo vissuto un inizio di stagione tutt'altro che, che semplice, cerchiamo di mettere la testa sul campo e intanto oso sperare che eh, qualcuno si occuperà e sicuramente si staranno occupando del, del rinnovo di screener. e poi capiremo se, se questa cosa si riuscirà a fare, ovviamente i matrimoni si fanno in due. Certo è che non è semplice, non è semplice. No, non è semplice, anche perché Gian Felice, eh, dire, l'Inter, come diceva il mio amico Luciano Spalletti, che conosco, l'Inter gli danno addosso tutti, no? come diceva Spalletti. Eh, non, la cosa che rimane difficile da capire anche ai eh, tifosi dell'Inter è proprio quello che stai dicendo te. Non si capisce come una società eh, gloriosa, una squadra gloriosa come l'Inter sia sempre attaccata da tutti l'esempio lampante Leao, Skriniar. Leao decide lui Skriniar eh, non vuole stare all'Inter no è, co è, eh, così, è così è così eh, però come, come mai secondo te non ci siamo mai strutturati in una maniera eh, questo c'è un limite storico che è, è storia la Juventus e il Milan hanno avuto da sempre legami con il mondo dell'editoria, in Milan dagli anni 60 con Rizzoli presidente fino ad arrivare poi all'avvento di Berlusconi negli anni 80, e tre televisioni e la stampa. La Juventus ha avuto sempre come dire, dei, una presenza forte all'interno dei consigli di amministrazione di certi giornali. L'Inter è stata praticamente sempre fuori, anche nel corso del tempo, dagli anni 60 anche gli anni della, della grande Inter. Certamente ha una sua, un suo blasone che comunque viene rispettato, però eh, si sarebbe dovuta fortificare molto di più nel corso del tempo, soprattutto da quando diciamo, la comunicazione attorno al calcio è cambiata, è diventata un filo più aggressiva e soprattutto molto più presente rispetto poi alla partita in sé stessa. Quindi parlo dagli anni 80 in poi avrebbe dovuto in qualche modo diventare un po, più, un po' più furba, un po' più scaltra, cioè non parlare con tutti, cioè in qualche modo anche lì scegliere degli interlocutori affidabili e quelli che ti davano addosso in maniera gratuita o addirittura magari inventando delle, delle balle sul tuo conto, non farli entrare. Cioè, nel senso che alle conferenze stampa se tu vieni e, e poi dopo inventi o prendi delle cose a pretesto per darmi addosso, io con te non ci parlo perché non ti ritengo un interlocutore attendibile. Oggi eh, chi ha il coraggio di alzare la voce, nel, in qualche modo ogni tanto rintuzzare, rispedire indietro certe cose? Perché poi questo è un aspetto. Noi questa cosa nel tempo, questo tipo di fragilità l'abbiamo avuta e non siamo ancora così forti da, da pararci dai colpi. E quindi ogni tanto quando poi c'è... Il, il momento delicato parte l'hashtag crisi inter che mi fa ridere, ok? <ride> però eh, è una cosa sulla quale, sulla quale si fa una nozze. Cioè adesso, per esempio, ogni, ogni cosa diventa un tormentone. Onana andano dice un tormentone, ma il Milan di Sacchi alternava i portieri, ok? E, ma, e questo l'ha fatto ancora prima di diventare la squadra che, che ha vinto la Coppa dei Campioni per due anni di fila. Cioè, Sono cose che, che, che fanno tutti, non si capisce perché ogni cosa diventa, debba diventare un caso, debba essere un, un, un affare di Stato. E, e quindi, sicuramente, in questo, in questo senso ci vorrebbe molto molto più coraggio e che qualcuno ogni tanto si esponesse un po' di più. Sì, secondo me, eh, anche per quanto riguarda a livello caratteriale, l'allenatore che deve allenare l'Inter, secondo me deve essere un po', deve fare un po' da scudo. All'Inter servono allenatori forti, no? Perché quelli che hanno avuto successo all'Inter sono stati tutti sì, allenatori sì. forti, Gianfeli. Sì, sì, son... No, sono d'accordo, però è un... anche questo... Credo che eh, è un luogo comune dal quale dobbiamo smarcarci. Cioè, non sì, può so. essere. Perché, se no, tutte le volte ti serve il sergente di ferro, o, o ti serve uno che, che, che si metta la corazza e che vada come, come un panzer contro, contro la stampa, cioè, l'allenatore deve fare l'allenatore, l'allenatore non deve fare 800 ruoli, no? cioè, l'allenatore dovrebbe essere focalizzato su quello, poi ogni tanto, siccome ha sicuramente più visibilità e più ascolto rispetto magari a, a chiunque altro vada davanti ai microfoni, c'è la volta in cui magari ti fa anche il, il colpo a sorpresa come fece Spalletti, una delle, sicuramente Spalletti è uno che ha interpretato benissimo quel, quel ruolo, e come ha fatto Murigno, come, come faceva Herrera negli anni 60 però non può essere sempre così, perché non credo che un bravo allenatore per l'Inter debba essere per forza un panzer, cioè credo che eh, si possa in qualche modo riuscire a costruire una struttura ancora più forte, ancora più solida, per tutelare poi chi lavora, chi lavora dentro, perché rischi sennò di inficiare una programmazione di, di, di due o tre anni, semplicemente perché poi quando ti, ti prendono di mira non ti lasciano più. Assolutamente sì, sono d'accordo. Saluto Marchino Nero Blu, eh, e poi ehm, mi, mi stanno facendo questa domanda in chat. Gianfelice, te la faccio? Eh, non so se, se vuoi rispondere, ma penso di sì. Ma penso tu, che, che tu non abbia problemi. Lo faresti il presidente dell'Inter, Gianfelice? Qualora, cioè, aspetta, aspetta, arriva la nuova proprietà. Ti dice Gianfelice, lo vuoi fare il presidente onorario dell'Inter? Te che gli dici? Dico, sì, cioè, come si fa a dire? <ride> se mica <ride> <dico> a passo. <ride> ma certo, però insomma siamo nel, siamo nel, siamo nel, 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 nel fanta fanta calcio però certamente vabbè. Vabbè. no, me l'hanno scritto eh, dimmi. parliamo di, di, di cose fantascientifiche ti dico di sì però insomma, eh, si quindi no. siccome me, me l'hanno chiesto oh, sì, sì. perfetto <ride> Prego Filippo, gli vorrei chiedere dello stadio Gianfelice, che, che, che domanda ah, ha. Guarda, per guarda. Innanzitutto, innanzitutto perché è un tema eh, che è molto sentito da Gianfelice, eh, il nostro stadio, al quale ha dedicato un bellissimo libro eh, che è uscito anche recentemente, vero Gianfelice? Sì, eh, sì. Diciamo che spazia un po' il tema, ma che poi ha il suo fulcro in San Siro. Io. Onestamente, adesso poi lascerò Gianfelice dire qual è il suo sentimento verso San Siro, ma io lo conosco benissimo. Io ehm, diciamo ho sposato una, forse anche perché non ho il legame affettivo che può avere Gianfelice Facchetti con San Siro, ehm, più cinico, però so benissimo che lui invece. Sostiene una, una tesi eh, diversa e peraltro eh, c'è anche un'altra cosa che mi piacerebbe insomma chiedere a Gianfelice: come poi proseguito il progetto di Interspac? E queste, queste due cose, che secondo me, poi sono legate a un certo sentimento più, più, molto più romantico, ma secondo me anche efficace, eh, e che potrebbe essere un aiuto che però non viene raccolto per l'Inter. Ecco quindi San Siro, il tuo libro e Interspac o in supporto? Allora, part, part, faccio a, a rovescio, eh, parlo prima di Interspac che è più, è più breve. Semplicemente, eh, Interspac, questo, questa proposta di provare a introdurre l'azionariato popolare mh, nel calcio, in questo caso nell'Inter, aveva un duplice senso in chi l'aveva concepita quando me l'hanno raccontata mi sembrava una cosa intelligente soprattutto in un momento storico in cui vediamo no? quelle che sono le difficoltà per tenere dei club in linea di rotta e soprattutto per tenerli a, e per non smarire per strada la propria identità che è una cosa fondamentale e ritornerà credo anche poi nel, nel tema dello stadio e quindi interspac aveva questo tipo di, di significato, eh, cercare di introdurre un modello, avvicinare l'Italia a un modello per il quale in realtà in generale il nostro sistema è abbastanza sordo, cioè eh, noi abbiamo un calcio, il modello del calcio italiano totalmente appiattito sulle televisioni, cioè io credo, la mia visione è che il calcio italiano ha consegnato chiavi in mano quello che succede dentro gli stadi alle televisioni che decidono gli orari, a volte anche assurdi, quando ti mettono a gennaio le partite il lunedì sera, anche delle partite folli. Quindi abbiamo dato in mano tutto alle tv e questo ha fatto sì che la ricchezza del calcio la, in, in Italia la ricchezza del calcio, la ricchezza principale, non viene dalla partecipazione di Giuseppe, di Filippo, di Gianfelice e di tutti gli altri che vanno allo stadio e che seguono il club. Viene dagli abbonamenti televisivi, dai diritti televisivi. Okay? E questa è una cosa che va tenuta presente. Il modello tedesco, che secondo me è un modello come dire, più intelligente, verso il quale sarebbe plausibile e interessante se l'Italia si riuscisse a spostare, è un modello che invece stravolge questo tipo di cosa, perché la ricchezza maggiore arriva dalla partecipazione del tifoso allo stadio. E questo vuole, vuol dire tantissimo. Mettere all'interno di un club anche una parte piccola di azionariato popolare vuol dire innanzitutto garantire una liquidità. Non stiamo parlando di cifre astronomiche, non è che ti compri il club. Di una comunque una partecipazione in cui comunque sia, i tifosi una parte dei tifosi, possono in qualche modo sentire ancora di più l'appartenenza al, alla squadra per cui fanno il tifo. Se c'è un, una squadra in Italia che lo potrebbe fare meglio di chiunque altra questa è l'Inter semplicemente perché lo dico ci sono tra persone che seguono persone iscritte all'Inter Club la cosa dell'Inter Club è una cosa che come l'Inter non ce l'ha nessuna in termini di numero di iscritti di storia perché nascono negli anni 60 è una cosa che arriva su imbeccata di Herrera sono gestiti direttamente dalla società quindi ci sono numeri e come dire anche qualità eh, ci sono realtà molto virtuose nel mondo dei club in qualsiasi punto dell'Italia lo, lo si veda da nord fino a sud, isole comprese: quindi, se c'è un tifoso che sposerebbe questa cosa fino in fondo, è il tifoso interista, è la tifosa interista. Dopodiché, un'operazione del genere si poteva fare e avrebbe cioè, per poter andare avanti. È stata, come dire, presentata non sulla carta e basta con uno studio di fattibilità, ma poteva andare avanti solo ed esclusivamente se la società che è la proprietaria. Fosse stata interessata, la società ha detto non siamo interessati e quindi quella cosa è rimasta nel cassetto. Questo per quanto riguarda Interspac. Il discorso dello stadio eh, non è così lontano. Io non, sono, non faccio un discorso di nostalgia, cosa perché spesso come dire, viene eh, così eh, un po' rinfacciata questa cosa dicendo ah ma tu sei nostalgico, voi siete nostalgici non volete toccare San Siro. Non è un fatto nostalgico. Sono consapevole che San Siro ha bisogno di migliorie per la sicurezza, per eh, anche la, la fruibilità, perché non ci sono bagni. Cioè, se non sei al tribù, in tribuna rossa, devi portare tua moglie o tuo figlio in un bagno in qualsiasi altro eh. punto dello stadio, ti metti le mani nei capelli. Ormai, come dire, chi arriva da lontano e si fa 300, 500, 800 km per venir per vedere la partita è giusto. Che abbia la possibilità di mangiare, magari di vedere il museo, cioè di fare un'esperienza totale, così come accade negli stadi più importanti d'Europa. Quindi tutto questo io lo, lo sposo in pieno, cioè non è che mi interessa San Siro così com'è. Ci sono appunto anche dei, dei 5-6 mila posti al terzo anello che sono stati tolti per questioni anche qui di, di sicurezza. Quindi ci sono tanti temi che richiedono comunque un intervento serio sullo stadio. Dopodiché, mi sarebbe piaciuto che questa cosa non è mai avvenuta eh, perché ieri, in una delle conferenze stampe, Scaroni ha detto non si può ristrutturare lo stadio per questioni di sicurezza. In realtà, ha dato una risposta generica, eh, non, che, non, non, da, che non, non è stata quindi, è portata avanti né da un ingegnere né, né da un architetto, è semplicemente una motivazione così appunto molto sui generis. Mi sarebbe piaciuto. Idealmente prima sentir dire non si può ristrutturare per questo, 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 perché, perché quello che è successo al Bernabeu o quello che succede a, al Camp Nou è la dimostrazione che si possa diventare moderni, conservando l'identità del luogo, cioè così vedete quello che stanno facendo col Bernabeu hanno preso smontato lo stadio, lo stanno rifacendo facendo uno, spa, uno stadio funzionale che conserva la sua memoria con tutte le possibilità da offrire per farlo vivere sette giorni su sette, non solo col calcio, con gli altri sport, con i concerti, con tutto questo, quindi ti dicono che è possibile, ok? Cioè, questa roba qua ti dice che c'era una possibilità, qui non è stata neanche considerata. Pochi dicono che l'operazione, cioè, ma lo dicono i numeri, l'operazione stadio è un'operazione che è la metà di un'operazione più grande, che è un'operazione... Immobiliare colossale che vede costruzione di grattacieli di un centro commerciale e, e, di, e di, un, di una forse sì, insomma, un centro commerciale grattacieli un centro congressi, tutta una serie di cose che occupano almeno altrettanti metri. Quindi, comunque, in una città che è una delle più cementificate in Italia, a me fa specie che un'area verde. Poi ci sono tutta una serie di altri dettagli che diventano pedanti da raccontare, però. Bisognerebbe già solo vedere. Se andate a vedere alle spalle della curva nord dove c'era la vecchia pista del Galoppo, già lì stanno sì. costruendo: lì costruiranno dei palazzi. Ok? E stanno costruendo dei palazzi con prezzi al metro quadro diversi, scaglionati. Ma tenendo conto del fatto già che lo stadio lì non ci sarà più. Quindi, come dire, tutta questa cosa che adesso in questi giorni parte il dibattito pubblico è sembra, come dire, semplicemente una sorta di messa in scena per dare il contentino alla piazza, ma di fatto è come se tutto fosse già scritto. Io appunto, avrei preferito, mi sarebbe piaciuto idealmente vivere in una città dove un luogo che nel corso del tempo è cresciuto da primo, un anello, due, tre anelli, è diventato sempre più inclusivo, un luogo popolare mantenesse questa identità popolare. Se penso al discorso dello stadio di proprietà, a quel punto, egoisticamente, mi piacerebbe che se dovesse fare lo stadio nuovo, a quel punto l'Inter si facesse il suo, perché non ha più senso a quel punto condividere il destino insieme al Milan. Cioè, per quale ragione? L'ultima cosa, trovo, e, e questa è una, è una cosa che a me fa abbastanza effetto, ma eh, noi passiamo da uno stadio che fa 70.000 e rotti mila spettatori. Anche in partite, come dire, non, eh, non di cartello, e andiamo a pensare a uno stadio di 60.000, in cui 12.000 sono riservati agli sponsor, quindi vuol dire uno stadio con effettivi 47.000 posti, vuol dire togliere di mezzo una fetta di pubblico che non entrerà più allo stadio o ci andrà una volta ogni due o tre anni che poi dicano che non aumenteranno i prezzi, me lo possono dire, però quello che è successo a Torino è la dimostrazione. Poi ogni tifoseria ha il suo rapporto con il suo stadio, con la sua città e sono storie diverse. Però lo stadio non è la slot machine che ogni domenica ti risolve e ti mette i conti a posto, perché lo stadio di Torino, che inizialmente ha sicuramente portato più introiti, mi sembra che i conti della Juve siano messi meglio dei nostri. Quindi, come dire, la sostenibilità, certo che ti serve lo stadio, certo che ti serve avere un luogo che viva sette giorni su sette, ma dire che lo stadio è la soluzione a tutti i mali, no, e soprattutto, appunto, resta in fondo un discorso sull'identità. Dopodiché eh, io, appunto, non, non mi aggrapperò ai cancelli con le catene rispetto alle posizioni di tutti, c'è un, un percorso, è un iter che prevede il comune e poi alla fine quello che verrà deciso me ne farò una ragione come tutti insomma che poi mi piaccia o non mi piaccia a quel punto sarà solo una questione mia o di qualcun altro ma, ma secondo te Gianfelice è meglio in caso avere uno stadio un po più piccolo a Milano città o avere uno stadio accessibile un po a tutti perché come giustamente dici te se mi ostruisci uno stadio a 60.000 diventano stadio per pochi, non per tutti a quel punto, no? Io penso anche a livello di prezzo, poi, eh. Non penso solo... Ah, certo, ma infatti ma il paradosso, il paradosso è che cioè, Milano, da anni ormai a questa parte, anche sulla spinta di Expo, sta, cioè, il centro sta diventando sempre più grande, cioè dal centro si stanno inglobando sempre più le zone che dal centro si allontanano, tant'è che eh, ci sono zone che stanno diventando solo ciclabili. Cioè, dopo siamo partiti con l'area C, che era proprio la parte centro, adesso c'è l'area B. Cioè, la, la città sta allargando il suo centro, sta crescendo verso l'alto perché tutto quello che è successo con i grattacieli, col bosco verticale, queste cose quindi si sviluppa in larghezza, si sviluppa in altezza e in una città che in qualche modo mira e guarda le grandi metropoli d'Europa o del mondo. E che vuole diventare sempre più grande, l'unica cosa è che rimpicciolisce lo stadio. Scusatemi, io in questa cosa un senso non ce lo vedo e su questo non mi convincerà mai nessuno. Dopodiché, oh, eh, io non sono il proprietario, io sono un tifoso come tutti e quindi eh, va bene, però mi sembra cioè, una roba che non, che, che, che non ha senso. Tutto qua. No, poi, poi anch'io vedo, vedo uno, un attimino strano anche il fatto che poi tu lo, lo debba condividere con il no? Dici te, a quel punto se fai uno stadio di proprietà, cioè fallo per conto tuo. Mi sembra proprio strano, no? Anche per la storia, la rivalità che c'è tra Inter e Milan, condividere un conto è avere lo stadio comunale, un conto è fare uno stadio nuovo e condividerlo. Cioè, a me sembra proprio una cosa, mh, parte un po' simpatica, proprio strana. Però, ecco, se fai uno stadio a 60.000, per me sarà un problema anche di costi che non tutti si potranno permettere, oltre il discorso della la capacità, non tutti si potranno più permettere di andare allo stadio magari sarà uno stadio certo, per poco. parliamoci di ma, certo, ma, ma non ci sarà più la partita che va a vedere con 25 euro perché magari non è di cartello ma questa è una tendenza che stanno diciamo non tutti sposando però quella di rendere gli stadi dei teatri, no? come andare all'arena di Verona anche se poi calcio invece ha tutt'altro tipo di storia, e soprattutto i numeri, come dice Gianfelice, bene eh, giustificherebbero almeno 10.000 posti in più perché volevo dire l'Inter, ma non è che gli ultimi anni perché siamo tornati competitivi. L'Inter faceva dei numeri pazzeschi anche quando giocavamo campagnaro sì, Nagatomo, sì, sì. Eh, cioè Il tifo interista ha sempre risposto: presente, è così. Quindi, Effettivamente sul fatto di condividere lo stadio eh, con, con il Milan probabilmente ci è fortemente anche mh, pesa il fatto che nessuna delle due cederebbe all'altra poi geograficamente la posizione del FU San Siro Sono e quindi dice lo prendi te lo prendo io, lo prendi lo prendo io, no dai facciamolo insieme perché San Siro è San Siro, ora... Santiago Berrabbeo il Camp Nou non è che lo condividono perché l'Atletico Madrid c'ha un altro stadio, le gioca da un'altra parte. Chi se ne va, non se ne va nessuno. Quindi, poi ripeto sul fatto che sia anche un'enorme speculazione immobiliare: solo chi non vuol vedere eh, non, non lo vede perché, insomma, già nel progetto si parlava di 100.000 metri quadrati, una roba. Eh, Così, ma d'altra parte devono fare un investimento da un miliardo, per cui anzi, più di un miliardo, per cui in un qualche modo devono rientrare che generi e risolva i nostri problemi, in realtà non sarà così perché, come dice Gianfelice, condivido, genererà probabilmente, dicono, un, un introito annuo di 80-85 milioni per la società. Il, il, quindi sono 80 milioni. Su un fatturato nostro, che ecco il CDA. Mi pare siamo tornati su 400 milioni. Capite che non è che sposta, non è che ci, ci fa entrare. nell'olimpo delle società, certo. San Siro è un po' antiquato, io no, no, ma è vero, eh, però ecco. Mh, D'altra parte, poi direi, dobbiamo condividerlo col Milan, d'altra parte anche il Bayern Monaco deve farci giocare all'Allianz Lì, in Monaco 1860, noi ci faremo giocare il Milan e accetteremo sta roba. Va sì. ah, bene, dai, per quello eh, ci, ci adatteremo in caso. Volevo chiedere a Gianfelice, allora, diciamo che... va de possibilità... detto, ma detto eh. perché per giustizia storica che lo stadio nasceva solo come stadio loro perché Piero è Pirelli loro. di cui noi abbiamo è portato vero. il nome sulla maglia per vent'anni anni era presidente del Milan e nasce solo come stadio loro noi siamo arrivati dopo quindi eh. questo è vero eh. è dopo storia sì, eh. Eh, questo, è, questo è vero e qui mi chiedono Gianfelice sulla nuova proprietà cosa ci puoi dire cosa vuoi dire cosa Puoi non, sono, dire. No, non è che mh, cosa posso dire, non, non so nulla. Leggo, cioè, credo appunto le, le, più, le voci più affidabili quando si parla di queste cose. Sono, credo, Bellinazzo, Marco Bellinazzo, del de, de Sole 24 Ore, che è molto informato. Vedo che scrive, ma ormai dicono tutti insomma, che eh, c'è un mandato a una o due società per, per trovare potenziali acquirenti. Quindi. Sicuramente sì. questa cosa ormai è di più. Io già 2015. felice altro non so. Scusa se ti Interrompo. Ma infimo imprenditore quale sono quando ormai si fa trapelare l'informazione, non la si nega che ci sia un mandato a cercare acquirenti perché persiano? È secondo me le cose stanno non tre passi avanti, dieci passi avanti perché nel momento in cui metti sul mercato una cosa per obblighi. O necessità stringenti eh, o sei un imprenditore veramente poco avveduto e onestamente non mi sento di pensare questo della famiglia Zang eh, per cui secondo me le cose sono molto più avanti di questo e oggi tra breve nessuno lo perché è veramente, sarebbe surreale credere che appunto oggi mettono la bandierina del prezzo alla società e aspettano che scada il prestito Colpegno sull'Inter per farse portare via dall'ufficiale giudiziario. L'Inter cioè sarebbe follia pura e impensabile. Sì, per cui, no, probabile, probabile, che sia così. Oggi hanno fatto uscire la notizia eh, nel CBA Zang comunque formalmente manifesta eh, l'intenzione di fare sottoscrivere un aumento di capitale come se fosse no. Ma allora eh, c'è un prestito erogato dal DOC3 proprio per onorare i propri obblighi. Di socio di maggioranza deve ripianare e ha preso quel prestito proprio per farlo e utilizzerà gli ultimi fondi probabilmente per metterli nelle casse. però poi sono finiti e loro sono comunque nell'impossibilità di far uscire un. come no, si chiama? Infatti, la no, no. Porta, eh sì. Non lo so, per cui cioè, sono ecco. C'è cioè, mio figlio, non fa, fa ha iniziato il liceo, ma quando faceva la scuola materna, faceva il, il, unire i puntini, no. Ecco, facevano, anche noi ormai no? abbiamo unito i puntini e quindi penso che siamo vicini all'epilogo di una cosa che negli ultimi due anni secondo me ha condizionato pesantemente eh, un progetto che secondo me era un bellissimo progetto. Purtroppo siamo di una proprietà che non è, eh, come dire, di un paese cui riusciamo a capire fino in fondo le dinamiche. No, no, infatti, ma infatti è tutto molto complesso. Volevo solo specificare, qualcuno mi ha scritto che dove sorgeranno le terme vicino allo stadio sì. sulla quella che era l'area del trotto. Io non questa, questa Gianferice eh sì, per no, sì, no, io, parla, io parlavo, io parlavo dell'area dell'ex eh, del galoppo, cioè alle spalle della curva nord, lì sorgeranno abitazioni, palazzi, non ci sono le terme. Dietro la tribuna arancio. Eh? Dietro la tribuna Arancio, eh, dove c'era il Murales di Lukaku? Che poi venne cancellato dopo lo scudetto. C'era un adesso lì, quel muro lì non c'è più, e lì c'erano le tribune, tutta quella parte lì. Ma Era una parte. Ma tutto dai, avano iniziato a dormire il Murales e poi si è infortunato. Se fermati alle ginocchia. Dai. Ah, dai, speriamo che riprendano. Speriamo che riprendano. Dai, dai. No, ma volevo chiedere a Gianfelice, poi non so quanto tempo ha ancora. 10 eh, eh, minuti, allora, dai. 10 minuti, perfetto. Ora sale anche Nico almeno che, che collabora con la Gazzetta. Allora, l'ambiente è infuocato. Gianfelice, l'allenatore è sotto osservazione un po' da parte di tutti i tifosi, il presidente è contestato. È, è, è un ambiente veramente difficile. Io ho 46 anni, ne ho viste diverse di Inter, no? Super giusto, siamo coetanei, io e te siamo lì eh, io ti dico per come, per come conosco l'inter io e correggimi se sbagli se sbaglio ciao Nico, se cioè ciao come tutti, ho detto Amico. prima la partita, la partita di roma è fondamentale con la roma è fondamentale anche perché molti tifosi interisti cianfelice pensano che Mourinho, che te conosci bene pensano che lui venga eh, che lui praticamente siccome gioca contro l'inter eh, lui abbia praticamente un occhio di riguardo per noi no, no, per, no, per no, come lui... la vedo io invece Gianferice Morigno no. no. ce la metterà tutta per vincere la partita e ci renderà la vita impossibile lui farà il suo lavoro e, e cercherà di vincere assolutamente perché questo giustamente fa non è che viene a fare beneficenza all'Inter cioè, questo tipo di, di riconoscenza non ha senso nel calcio se no non sarebbe più uno sport quindi la Roma arriverà, cercherà di fare la sua partita. Eh, sicuramente c'è un livello di tensione. Io mi auguro che non vada oltre il normale, ma più che altro che non diventi controproducente. Cioè, chi era allo stadio Inter Torino, io l'ho scritto in questa rubrica che tengo su Leggo, Inter Torino l'ha vinta il tifo, l'ha vinta la curva che alla metà del secondo tempo, quando dire, sembrava che ormai fosse sicuro lo zero. A 0 le squadre erano veramente imbrigliate, anzi il Torino ha avuto anche qualche occasione rispetto a noi. Noi facevamo veramente fatica ad arrivare a fare un tiro in porta, cominciava a sentirsi quel brusio, quel mormorio che conosciamo quando la squadra non gira a San Siro, e invece la curva ha dato un segnale molto chiaro e tutto lo stadio l'ha secondata e la squadra ha recepito questa cosa, cioè era una cosa molto netta, molto, molto chiara. Quindi io mi auguro che. L'insofferenza che ci può essere per un quadro generale non idilliaco e che certamente è un quadro che è, è transitorio. Che però eh, ci porti e comunque ci, ci, ci costringa e suggerisca di rimanere vicino alla squadra perché poi finiremmo a fare il gioco dei nostri avversari. Cioè, nel momento in cui questo tipo di, di magari insofferenza la dovessimo trasmettere alla squadra anziché l'incoraggiamento, a quel punto diventa poi difficile far girare l'energia dalla parte giusta, perché sappiamo appunto quando poi dopo comincia a diventare più forte il, magari il, il gesto stizzito de, de, dello spettatore, il brontolio che è giusto, cioè il, il, lo spettatore può anche brontolare, non è che come dire deve per forza applaudire, però ecco in questo momento così delicato serve veramente uno sforzo maggiore. Io mi sono sentito molto orgoglioso il 22 maggio quando, dopo la partita con la Sandoria, l'Inter, la squadra, il popolo nero-azzurro si ritrovò comunque lì, inchiodato dentro lo stadio, al fischio finale, i tifosi che applaudivano, la squadra che applaudiva il pubblico. Avremmo dovuto avere il coraggio e l'orgoglio di festeggiare anche noi quei due trofei che avevamo vinto così così come ha fatto il Liverpool che non ha vinto la Championship, ma la Premier League, scusatemi, ma ha festeggiato i trofei che aveva vinto durante la stagione. Avremmo dovuto, come dire, festeggiare perché non c'era, come dire, la, certo, c'era il dispiacere, ok, però avevamo comunque fatto delle cose. Io quel giorno sono stato molto orgoglioso perché eh, credo che, che veramente eh, sia stato uno di quei giorni in cui il mondo Inter si sia veramente riconosciuto guardandosi in faccia, cioè chi c'era lì, questa cosa non se la dimentica. E quindi dobbiamo continuare ad andare su questa strada. Cioè, dobbiamo stare lì e sono convinto che poi a un certo punto. C'è cioè una squadra come l'Inter. Che nel corso della storia ha dovuto cambiare nome in un periodo storico. Che uno dei suoi primi capitani l'ha perso nella grande guerra, cioè, come dire sul campo ne ha passate anche lì eppure resta una delle due squadre per cui è stato sdoganato l'aggettivo grande una era il torino e l'altra era l'inter quindi ha ah, nel nella sua identità in quello che hanno voluto quelli che l'hanno fondata tutto per ogni tanto mettere il suo nome per iscritto nell'albo d'oro del calcio nazionale europeo mondiale come ha fatto e quando lo fa non lo fa mai in maniera banale quindi sono convinto che che ritorneremo e, e quindi dobbiamo cercare, come diceva Edoardo, di far passare la nottata e farla passare al meglio, perché poi dopo, come dire, lunedì mattina presentarsi al bar comunque con tutti quelli che ci, che ci danno addosso non è piacevole. Quindi dobbiamo essere noi, in qualche modo, i primi a alzare un attimino le antenne e, e fare un po' da scudo alla squadra che abbiamo scelto. Assolutamente. Ciao Nico, buonasera. Gianfelice ci dà altri dieci minuti. Ciao. Se gli vuoi Ciao. chiedere qualcosa, eh, non, saprei, non saprei. dove. Ce ne tante, lo so, immagino. <ride> no, una cosa sicuramente, non so, su, sul, su quello che lui vede come clima nella squadra. Cioè, lui di Inter ne ha viste tante sicuramente. Secondo lui se, se quello che... Io, io sono il primo verde, quindi, quindi vedo, vedo cose, o comunque vedo con i miei occhi no? cose che, che sono sì, le sbracciate di, di Barella o di Brozovic. Mi sembra che il clima in squadra rispetto alla scorsa stagione sia diverso, sia più teso, ci sia un po' più di malcontento e, tra di loro. E questo non so, alle volte mi viene da pensare che eh, mi viene da pensare che ci sia qualcosa che non va, ma tra di loro, che ci si sia rotto qualcosa un po' tra di loro, e quindi questa cosa qua non so, tu come la vedi, no, l'abbiamo detto prima: no? Filippo ha fatto l'esempio, ha fatto l'esempio di Screenar che non gli è capitato in queste prime giornate di vedere nel volto cioè e nel riconoscere nel volto quella ser la serenità che in qualche modo passava anche da un sorriso che però trasmetteva una roba diversa, cioè lo vedevi magari più teso o magari in altri atteggiamenti di altri. È, è certamente un momento. L'abbiamo detto all'inizio: è stata una delle prime cose, in cui inevitabilmente, cioè, se una società di calcio, un club, ha tutta una serie di livelli che partono dall'alto, dove c'è incertezza. L'incertezza poi c'è anche chi va in campo, perché poi alla fine il gioco del pallone si traduce dentro quella cosa lì della domenica. E però noi, noi vediamo tutta quella roba lì e giudichiamo quello, ma come dire, e questa cosa nasce da tanti, da, da, da tanti livelli, no? da tante cose che l'hanno preparata, da tante premesse. E quindi io mi auguro che la pausa abbia restituito un po' di lucidità, anche appunto un momento di consapevolezza nel dire oh, qua cioè, dobbiamo fare dobbiamo far quadrato tra di noi, cioè, dobbiamo tenere in piedi noi la stagione, cioè, dobbiamo non farci distrarre dalle voci continue che ci sono state tutta estate, dalle voci sul futuro del club, cioè, dobbiamo veramente rimboccarci le maniche e, ed essere noi in questo momento l'Inter, soprattutto noi che scendiamo in campo. E quindi mi auguro, lo spero, io ho visto, al di là appunto del purtroppo la notizia di Brozovic infortunato nel vedere l'Italia, ho visto un, un, un di Marco ancora più forte di quello che in qualche modo già pensavamo di avere. Ho visto un Barella che mi è sembrato soprattutto nella seconda partita contro l'Ungheria. Più, più sicuro e che stesse meglio anche Bastoni nella partita con l'Ungheria. Quindi mi auguro che questa, questa positività, in qualche modo, questo, anche questa cosa di orgoglio, perché comunque, anche sui giocatori italiani, l'eliminazione al mondiale pronti via a inizio stagione ha comunque lasciato degli strascichi. E, e quindi mi auguro e spero che appunto questa cosa porti qualcosa di buono dentro il gruppo. Ma un giocatore under 30, invece che ti piacerebbe vedere con la maglia dell'Inter, c'è cioè un giocatore che ti piace, che vedi al di fuori, diciamo, della Serie A, può essere Premier League o che ne so io in qualche altro campionato che guardando tu dici questo è uno che è da Inter, ti dico under 30, nel senso che ormai di trentenni, sì, sì. come dire, sarebbe sì. meglio non Ma bello. Guarda, <ride> devo dire la verità, io eh, ma è una cosa che dico spesso la cosa che mi, che mi appassiona di meno è, è il calciomercato cioè quando incomincia e non vedo l'ora che finisca, ma nel senso poi mi piace quando magari c'è il nome esotico piuttosto che l'acquisto forte che arriva e dice ah aspetta abbiamo preso questo qua, però tutto sto, questo passaggio non è una cosa che mi, che mi emoziona e mi entusiasma, anzi proprio una, sono le cose che io non leggo mai, ogni tanto guardo per vedere se ci sono stati degli spostamenti, delle, delle transazioni, ma... Non è proprio una cosa che mi, che mi interessa, cioè in questo momento io farei la firma per riuscire ad avere garantito che il blocco di questa squadra possa rimanere e piuttosto sarei contento di vedere una volta ancora di più, vedere pian piano che si riesca ad attingere per esempio dai nostri giovani. Di Marco era uno che noi avremmo l'anno scorso se non per puro caso, perché poi tutti noi guardiamo e diciamo ah conte conte conte. Massima riconoscenza, ci ha portato uno scudetto, la finale d'Europa League, tutto quello che, tante cose sicuramente che gli va da, di cui gli va dato atto. Con Conte di Marco, l'ultimo giorno di mercato ce ne saremmo sbarazzati, probabilmente gli avremmo pagati anche lo stipendio per darlo in prestito al Torino, al Verona, qualche squadra così. Okay? Poi alla fine nessuno, non se ne fece nulla, rimase e all'inizio tutti insieme: vabbè, dai, un buon rincalzo. Cioè, eh, si diceva questa cosa e pian piano si è, si è guadagnato i gradi, io credo che ci siano altri giocatori del settore giovanile alcuni sono in giro in prestito alcuni sono, sono magari che stanno per sbocciare che possano veramente eh, far parte di una rosa di una squadra come la nostra ne sono, ne sono straconvinto e di Marco è la dimostrazione sì, tipo, tipo Satriano, che secondo me diventerà un gran bel giocatore, Gianfelice. Satriano, a me piace tanto. Senti, ma te, eh, il ritorno di Lukaku, come lo vedi? Cioè, lui ha fatto tantissimo per tornare all'Inter, no? ha rinunciato a tanti soldi. Cioè, a te piacciono i giocatori che vanno via dall'Inter e ritornano? Sei contrario? Non ci sono allora, problemi, come la vedi? In generale i ritorni non mi fanno impazzire, però è anche vero che... Eh... Insomma, le, le cose che si scrivono sono sempre, appunto, andrebbero sempre un po' soppesate. Eh, è vero che lui probabilmente aveva voglia di affermarsi in Premier League, che il Chelsea, per tutto quello che poteva rappresentare per lui, poteva essere un, un passaggio ulteriore, ma è anche vero che in quel momento c'era da far cassa. E quelli che avevano più mercato erano lui, e sono quelli che se ne sono andati. E quindi, poi, dopo lui ha, ha, ha capito cosa, voleva, cosa volesse dire, chiedo scusa, far parte di un club in cui tutti come dire, si spendono per te, dai tifosi, dai compagni di squadra in cui eri idolatrato come, come un dio, e trovarsi di essere uno dei tanti, anche come dire, trattato anche un po' male e quindi il fatto che però questo abbia fatto i salti mortali per tornare indietro mi sembra comunque segno di intelligenza quindi spero che, che, che guarisca in fretta che magari già con la Roma, non ho capito se con la Roma giocherà o no, mi auguro che insomma che il prima possibile possa tornare in campo perché l'Inter ha bisogno di Lukaku sicuramente Sì, e poi lascio la parola a Nico poi Gianfelice se deve andare ci mancherebbe, ti ringraziamo io penso Lukaku eh, io penso che difficilmente rivedremo il Lukaku. E io non sono un amante di Conte, eh, Gianfelice a me poi io, insomma, quando sarà un pensiero un po' retrogrado, ma io quando vedevo Conte ci vedevo sempre un po' di Juve in lui, no? Sarà una, cioè, purtroppo, io so... cioè, queste sono cose personali, opinabili, no? Poi ci ha fatto vincere un campionato, tutto quello che vuoi, ha, ha fatto crescere tanti giocatori, però io penso che Lukaku difficilmente renderà tanto all'Inter come ha reso con Conte con Pintus, soprattutto perché eh, il belga è un giocatore un po' come Aristotele so che ha bisogno di affetto che gli devi stare dietro eh, la squadra quando quando giocava Lukaku con Conte c'è cioè, l'Inter giocava proprio per lui cioè il gioco era improntato tutto su di lui io non vorrei io non vorrei Gianfelice, che siccome Zagi gli chiede molto di più di giocare in area e non ha quegli spazi che aveva un Conte dove lui diventa un treno in corsa e non lo fermi mai perché io l'ho visto giocare dal vivo come te io non vorrei con i Zaghi. lui praticamente fosse un attimino depotenziato a livello tattico perché gioca in maniera totalmente diversa di diciamo, come giocava un Conte e purtroppo gioca un po' più come giocava Chelsea perché gioca molto più in area e ha molto meno spazio davanti te come la vedi? Non lo so, è anche qua è... ha, giocato tra... ha giocato tre partite di queste sì. prime dieci, quindi eh, quella che sia l'idea di Inzaghi su di lui eh, la dovremo vedere per, per valutare, dire se è depotenziato o no. Io invece mi auguro che spero, così come accadde l'anno scorso, ad alcuni che… Cioè, il Perisic l'anno scorso ha fatto la sua miglior stagione all'Inter. Eh, All'inizio, se non ricordo male, Conte non lo faceva giocare neanche sempre titolare. Quindi eh, l'anno scorso Perisic è diventato quello che abbiamo visto tutti, però è stato aspettato, ha avuto tempo e, e, e anche ha, ha avuto appunto il modo di, 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 di crescere, di maturare, però all'inizio non era così. Quindi mi auguro che anche Lukaku possa beneficiare da, da, dall'Inter eh, d'Insai, insomma, come, come abbiamo visto l'anno scorso con altri speriamo ragazzi Dico vuole fare un'ultima domanda a Gianfelice te l'ho voi, l'ultima dai Vabbè, Filippo vai vai se ne avete due ne faccio cioè, oh, se ne avete no, due non no. è un problema dai <ride> no no ma non eh, abbiamo parlato tutto quindi Filippo. lascio la ma parola io, a Nick. io guarda l'unica cosa prima adesso, io vi stavo ascoltando vi stavo ascoltando mentre, mentre rientravo, quindi ho sentito che a un certo punto avete parlato anche un po' del dualismo dei portieri. Eh, L'unica cosa che, che magari posso chiedere in più è se a un certo punto un capitano come Andanovic, visto che è appunto il capitano della nostra, della nostra squadra, se si rende conto di non essere più, di non avere più quella reattività lì, di non avere più, di non poter dare più in campo quello che, che era, magari 3-4 anni fa se non è meglio cedere il passo a, a un giocatore come Onana che va bene ha fatto poche partite per il momento peraltro in una ha fatto anche un, una mezza presa un po', un po' liscia però mi sembra che potenzialità insomma le abbia per cui se per il bene dell'Inter il capitano dell'Inter non si possa fare da parte no? io adesso ricordo che anche a un certo punto visto che avete parlato di, di Juventus anche Buffon a un certo punto no? si, è, si è fatto da parte e ha fatto... Fatto giocare un portiere più giovane che, in prospettiva, dava più sicurezza e dava, garantiva migliori risultati. Cosa ne pensi, non so. Io appunto, anche qua nei giudizi, nei confronti. Cioè Andando, dice uno che ci ha tenuto a galla in stagioni non memorabilissime. No? Cioè, se andiamo indietro a ritroso, prima che poi ci fosse Spalletti e poi l'avvento di, di Conte quindi. Avrò, avrò sempre per, eh, per Andanovic eh, una grandissima riconoscenza per, perché comunque poi è sempre stato uno di poche parole con un, un grande rispetto per, per la maglia. Quindi eh, credo che la scelta di prendere un potenziale secondo titolare, quindi Onana, che è una, una scelta fatta da, dal club, fosse nella direzione di pian piano arrivare a un, avvic a un avvicendamento. Con quali tempi, con quali modalità, questo non lo so e questo lo valuteranno loro. Dopo la partita, cioè nella partita di Champions, di cui parlavi tu contro il Bayer, qui prima mezz'ora aveva fatto parecchie parate. Se quella palla sopra la testa, molto morbida, gli fosse scappata in porta, cosa avremmo fatto? Avremmo detto: Ah, eh, Onana, allora non è all'altezza di sostituire Andanovic. La partita dopo e col Torino, Andanovic è stato tra i. Tra i migliori in campo, praticamente forse migliore in campo perché mi ha parato parecchio e ha parato bene. Quindi, eh, ecco, io ho fatto un, un, un articolo dopo la partita col Torino dicendo: Il problema dell'Inter oggi in questa fase non è il portiere. Dopodiché, eh, insai, tra le varie cose, immagino che a un certo punto sceglierà, eh, opterà per uno o per l'altro, che gli darà più sicurezza. Anche questo, sicuramente il eh, decidere prima uno poi l'altro fa parte forse in questa fase di, di incertezza di inizio stagione però ecco non prenderei come cioè, la maggior parte dei gol che l'Inter ha subito non sono per colpa di Andano ci sono stati gol presi tantissimi a difesa schierata come proprio una, una minor tensione di reparto e anche di, di tutela da, da, tra, gioco, tra compagni quindi dopodiché io ho fatto il portiere con scarsi risultati so che quando poi dopo la palla entra in porta di solito quasi tutti si girano e ti guardano come dire che cazzo hai fatto? hai fatto entrare la palla in porta? sì ma prima che arrivasse insomma ci sono stati dei passaggi no. quindi insomma eh, ecco anche in questo cercherei di avere un minimo di, di, di sensibilità non, eh, però vediamo io resto e cerco di coltivare tracce di ottimismo che trovo, mi ci aggrappo e, e, e mi auguro che in qualche modo portino frutto come, come tutti. Speriamo, dai, Gianfelice, io ti ringrazio per la tua partecipazione al canale, grazie anche a Filippo, e grazie a voi. ti lascio andare. E... E forza, Inter dai, Già, felice sempre, ragazzi. Sì, mi raccomando, un po' di coltivare un po' più, eh? un po più sì. di. La settimana scorsa è successo per la prima volta della nostra storia. L'Inter femminile è in testa alla classifica. Non lo so se ci resterà perché, comunque, però, intanto per la prima volta siamo in testa al campionato femminile. Il settore giovanile ha appena ricevuto un riconoscimento importantissimo dall'ECA per il lavoro che fanno da anni. Eh, con tutti i ragazzi dentro e fuori dal campo, cioè, insomma c'è un mondo di, di Inter che gira, che gira bene. Eh, sì, sì. E dobbiamo, come dire, avere questo tipo di, di consapevolezza. E soprattutto la cosa che ci deve dar tranquillità è che se guardiamo alle spalle la nostra storia ci sorregge ed è una storia che ci, che ci dice di andare a testa alta e che anche i momenti come dire, di transizione, non come dire, ideali, non perfetti. Prima o poi passano, e quando passano, noi ci siamo e, e ci siamo al meglio. Quindi dobbiamo, appunto, aggrapparci a tutto quello che è la nostra identità e andare fieri e convinti che insomma ritorneremo. Magari anche prima del previsto. Bene, ciao, Gianfelice. Grazie, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Gianfelice. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. 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 E, e, e poi Nico, oh, a parte che, che vuoi diventare un allenatore tipo Nagelsmann io volevo aggiungere: poi sta cambiando anche la proprietà. Oltre a tutte le cose positive, stava dicendo Gianfelice, oh, no, Giuseppe, eh, Giuse. eh. io il nick, comunque lo guardavo perché quando in effetti Gianfelice parlava di Di Marco, mi veniva in mente il nick che Di Marco ogni tanto. <coughs> <ride> no, ma io, io, io no, vabbè, allora eh, io sono d'accordo assolutamente con eh, tutta una serie di cose che ha detto Gianfelice. Felice, e, mh, però, però trovo che a, a un certo punto bisogna fare anche la tara di quello che, che siamo oggi e di quello che sono le nostre aspettative oggi, no? Cioè è, è chiaro che se tu hai oggi a sinistra Gossens di Marco e hai fatto due anni di quel Persic lì, e, no, I risultati che ti aspetti non possono essere gli stessi dell'anno scorso e due anni fa no? Cioè se tu sostituisci uno che ha arato la fascia con un ragazzo giovane volenteroso bravo che ha un bel sinistro ma che non ha la stessa struttura fisica di di, di Perisic che ha un ottimo sinistro e che magari non ha vinto un campionato una Champions League con il Bayern di Monaco no? Cioè Oggi, quello che noi ci stiamo dicendo è che la nostra Rosa può competere, o cioè meglio, quello che ci stiamo dicendo quello che noi ci aspettiamo da questa Rosa è che faccia meglio dell'anno scorso con dei giocatori che, secondo me, in certi casi non sono allo stesso livello di quell'anno scorso. Poi è sicuro che Di Marco è un: uno, è un interista e questo già è, è un ottimo punto di partenza. Due, è un buon giocatore non ha esperienza di, di vittoria all'estero e su neanche insomma nel, nel campionato italiano. Dopodiché, in questo momento, probabilmente è il meglio che possiamo avere a sinistra, questo senza dubbio. E parliamo di fascia sinistra, e quando mi parla di, di, di Andanovic, sono assolutamente sicuro che ha fatto nove stagioni, dieci stagioni con l'Inter, in cui il 7-8 ci ha salvato letteralmente. Il culo, scusatemi se uso l'inglese perché non sapevo come dirlo. Eh, però negli ultimi due anni, dati alla mano, non è, non è più reattivo, non è più quel, quel super portiere che è stato per tot anni perché ha 38 anni, eccetera, eccetera. Per cui seguo il suo ragionamento quando mi dice ci sono tanti giovani che magari vorrei vedere anche di rientro o che valorizzerei della. Scusa, dalla... Nico. Scusa un attimo. Filippo deve allora. andare per lavoro. Scusa se ti interrompo, devo fare una cosa urgente. Ciao Filippo, grazie, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao, ciao Filippo, ciao, ciao. 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 Prego Nico, sposo la sua tesi al 100%, vorrei vedere i, i giovani nell'Inter, vorrei assolutamente vederne tanti e forti. E a quel punto quando ci diciamo questa cosa dico, vabbè, però questa non abbiamo preso Nana, assumiamo Nanovic, vediamo un attimo di far, far guardare. Quadrare i conti, vediamo un attimo di, di misurarlo anziché fare, fare magari le partite di campionato ad Andanovic e, e quelle di Champions. Onana, magari invertiamo, perché fondamentalmente il la priorità quest'anno, secondo me, credo, credo sia il campionato no? di fare il meglio possibile in campionato, per cui adattare meglio prima possibile il meglio possibile. Onana poi mi, mi veniva da, da sorridere quando diceva tutte le cose del della società no? ci cioè diceva e il. Um, l'Inter femminile sta andando benissimo penso che sto facendo questo corso che ti dicevo del, del, per fare patentino D che quindi vuol dire da, dalla seconda categoria alla serie D e in corso con me c'è il preparatore dell'Inter femminile e la match analyst della prima squadra quindi ci sono due ragazze che, che lavorano nell'Inter Adesso mi sono tenuto a distanza non gli ho detto nulla per non fare il tifoso per <ride> <Sono qui a, ride> le prossime dieci settimane e cerco un attimo di, di conoscerli un po' meglio no no però sai quando parla già in felice tanta roba lui ne ha a parte stimarlo tantissimo come persona ha visto tanti inter e, e quindi assolutamente super stima poi non sono riuscito appunto a collegarmi prima quindi gli ho fatto una domanda forse due domande che in realtà aveva già aveva già risposto magari di sì, no un po' sì avevamo già accennato <ride> Avevamo già affrontato quell'argomento lì, ma ascolta Nico. Io, questo l'ho chiesto anche a Luca, e eh, eh, si, sì, anche a Luca Gianfelice: c'è una partita importante contro la Roma. Te pensa se ci fa gol di Bala, tra l'altro? Ma ti dico: eh, l'ambiente la, è rovente, c'è contestazione, contestazione su un presidente. Che ormai i tifosi non vogliano più, non solo quelli della curva. L'allenatore, parliamoci chiaro, Nico: non è stato esonerato perché non ci sono soldi giocatori che sembra pare che non vadano più di tanto d'accordo tra di loro cioè io penso che anche un pareggio potrebbe diventare veramente eh, potrebbe potrebbe ne potrebbe scaturire una situazione difficile anche da un pareggio sabato contro la Roma. Te come la vedi? Ah, dipende come si mette la partita Giuseppe perché già oggi iniziamo a leggere che eh, bah, tra le varie applicazioni sul calcio che ho ho iniziato a leggere che si pe pensa mh, Inzaghi sta valutando di giocare con il 3-4-1-2 con gagliardini Barella e trequartista 1 tra Mkhitaryan e Celanoglu per cui il problema è che se metti anche lì io sposo la tesi di, di Gian Felice quando, di, quando dice dobbiamo stare vicino alla squadra dobbiamo andare allo stadio e ti fare però è inevitabile che se metta Gagliardini contro titolare contro la Roma in casa pronti via, la prima palla che sbaglia o il primo contrasto male che fa, la prima palla di testa che non prende, inizia il brusio iniziano gli insulti a Gagliardini è, è tosta dopo lì eh, perché comunque ha ragione lui eh. cioè, se mette in titolare Gagliardini, bisogna tifare Gagliardini e non c'è niente da fare, anche se sbaglia dei palloni, anche se la maggioranza magari dello stadio non lo ama è tostissima, devi cercare di andare dentro e a prescindere da chi gioca bisogna cercare di, di vincere la sta partita perché ti devi togliere dalla, da quella situazione lì devi vincere finalmente uno scontro diretto soprattutto in casa perché per ora li hai persi tutti e mh, loro hanno di bala che ho, capito, ho letto che non ha giocato neanche in nazionale o ha giocato poco mi pare di aver capito e, e per cui Giuseppe bisogna, bisogna cercare di, di fare bene speriamo che adesso a Cerbi, mi sembra che sia alla fine si è arrivato sia, sia in questa squadra da, da più tempo di De Vrij speriamo che giochi di Acerbi e, e che faccia bene cioè capito? No, ma a parte qualcuno che pensava che Lukaku giocasse titolare, solo lui eh. lo poteva dire dopo un mese Lukaku avrebbe potuto giocare titolare cioè eh, io penso che anche davanti a noi serve qualcosa di più, proprio serve una scossa anche davanti, perché Lautaro fa un grandissimo lavoro è su, per me è il giocatore più forte all'Inter Però incomincia a mancare cioè anche una forte personalità davanti, Nico. Cioè, questa squadra qua, oltre ad uno ti salta l'uomo, cioè io, io ora Gianferici non gliel'ho detto, ma gliel'ho fatto capire anche lui. Mi ha detto: sì, in effetti, è vero, manca proprio qualità perché rispetto all'anno scorso, per come la vedo io, questa squadra a livello qualitativo si è impoverito cioè a meno qualità dell'anno scorso può avere qualche opzione in più a centrocampo però è una squadra che parliamoci chiaro con il Lecce la partita con il Lecce se non alzi i ritmi non vinci hai vinto il 95 per un episodio cioè questa è una squadra che a differenza dell'anno scorso che giocava tanto di qualità questa è una squadra che, secondo me quest'anno per vincere le partite deve alzare tanto il livello agonistico, cioè il livello di corsa il livello di agonismo, perché altrimenti se non alza quel livello lì non riesce a vincere Nico perché eh, ti ripeto, io non vedo quell'organizzazione di gioco che c'era l'anno scorso. E Brozovic è partito male, ha fatto due gol decisivi, comunque, parliamoci sinceramente, però ancora lui non sta girando. E siamo sempre lì indipendentemente dal 3-5-2, no? Dall'unica idea tattica che ha questo allenatore, ma se non gira Brosovic che ormai tutte le squadre te lo vengono a schermare non hai più l'opzione Perisic come l'anno scorso perché l'anno scorso ti schermavano Brozovic ripartivi sulla sinistra e Brozovic e eh, eh, scusami Perisic era un calciatore che ti portava la palla dall'area nostra all'area avversaria cosa che non può fare né Di Marco né Gosens quindi secondo me l'Inter ha proprio un'opzione in meno di Giove stanno te come la vedi? è così è così Giuseppe e, e paradossalmente ti dico che eh, in questo momento va bene manca, manca tutto quello che hai detto te ma quando rientrerà Lukaku tra una o due settimane sarà ancora più in difficoltà perché tutto quant tutti quanti in Serie A tutti i giocatori, tutte le squadre avranno un mese di in più sulle gambe di, di, di gioco di allenamenti eccetera e lui rientrerà e tornerà indietro di un mese e mezzo, un mese e mezzo, Bravo. per cui sarà difficile. E per cui ti dico che mh, sabato pomeriggio alle 6. Eh, probabilmente Geco Lautaro è ancora il miglior attacco che possiamo schierare oggi come oggi e non c'è niente da fare, dopodiché, l'intensità anche lì è vero, e sono d'accordissimo. Il punto che ti, ti faccio presente io è quando dici che non, non vanno d'accordo tra di loro guarda tu ti sei rivisto il terzo gol dell'Udinese a Slan no, l'ho visto solo una volta eh, La anche io, ma poi siccome da, 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 da parte che da 15 giorni che non leggo giornali perché mi sono ancora so, sto ancora sì, no, sto male. Io purtroppo ci sto male fisicamente. Io ho un amico che mi dice: Io, io provo dolore fisico quando l'interactico, lo perde so, lo vedo, lo vedo da messaggio e mi mandi e sta male, io lo vedo. E, <ride> il terzo gol dell'Udinese, se tu lo riguardi, tu devi guardare Barella cioè, Barella al limite dell'area, guarda Arslan dietro di sé, si rigira, parte il cross e lo lascia andare. Cioè, lui sapeva di essere l'ultimo, e non fa la corsa, la diagonale, in copertura. Questa roba qua vuol dire che tu hai mollato l'uomo, hai mollato, lo hai mollato consapevolmente. E non sei un giocatore, non sei un primavera che fa le tue prime partite in Serie A e ti dico ci sta, no? Se fosse stato Casa Casadei che non, non segue al 90 sul 2 a 1 eh, quella roba lì, quella diagonale lì, ti dico che ci sta, ma Barella si gira, vede Slan, si rigira, parte il cross e non va a chiudere su non va a chiudere, non segue l'uomo. E anche il, quando ha messo dentro l'85esimo, noi stavamo 1-1 con l'Udinese, 85esimo, 1-1 contro l'Udinese, lui mette De Vrij, toglie Cervi, su una palla innocua De Vrij, anziché mettere il piattone buttare la palla in faro laterale, la butta in calcio d'angolo, che uno come De Vrij, che ha fatto anni di sì, però... seriati. Sì, cioè vuol dire che anche lì non sei lucido, non ci stai mettendo la concentrazione non ci stai met... al netto del sì, fatto che però, però ti dico io, io a questi livelli qua è vero che ve lo dici te che Barella ora me lo ricordo che Barella ha mollato l'uomo si vede proprio e lo lascia andare no? Barella si ferma e dice vabbè Barella non crede nell'avversario ed uno degli errori più grossi che possa fare un calciatore è non credere nell'avversario perché Barella dice vabbè dove vuoi vada adesso qui e invece poi da lì è nato il gol io ti dico però quando, quando ho sentito dire in questi giorni Marotta mette a posto tutto, Marotta mette a posto di qua, cioè, ma Marotta cosa mette a posto? Un allenatore cambia difesa quattro volte durante una partita e te lo sai meglio di me. Cioè. A quei livelli la difesa è connessa con il centrocampo. Il centrocampo è connesso con l'attacco, i movimenti vanno di seguito. Se te cambi quattro volte difesa in una partita, Marotta cosa ci può fare? Se te togli i giocatori ammoniti e il giocatore sa che se sei ben ammonito finisce la partita, Marotta che cazzo può fare Marotta? Se te togli i giocatori ammoniti, cioè questo discorso di cambiare continuamente l'assetto della squadra, secondo me oltre a creare insicurezza nei giocatori, o poi come se li sdegnasse, Nico, vedi Barella e lascia andare l'avversario. Però io ti dico? dico che lì io ci vedo della pigrizia, cioè non ci vedo più quella voglia di andare a attaccare la palla, la prima palla, la seconda palla, cioè io vedo un, come dire, leggo, parermi, parermi ovviamente, ci leggo della pigrizia, della non voglia di arrivare prima sul pallone, di gestire i palloni e non lo vedo solo dall'udinese in barella in particolare che poi è il mio idolo cioè non è che ti dico è un giocatore che non mi piace è un giocatore che non trovo da Inter cioè è uno dei miei idoli e ho la maglietta per cui figurati e però ci vedo proprio una, una questione di atteggiamento che da uno come lui non me l'aspetto in particolare in questi Inter qua e, e, e lo trovo, trovo questa cosa qui che sia un, un po' diffusa in, in una serie di, di giocatori interconnessi tra di loro eh, perché poi se si mandano a cagare in campo si mandano a cagare lui e Andanovic per cui mh, poi nascono le, 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 le come dire ci sono delle cose anche la, la pigrizia anche di, di bastoni cioè vedo che bastoni non ha più quell'intensità lì quella, mh, quella lucidità lì eh, incespica sul pallone sarà un problema di, che ha un problema una caviglia se ha un problema una caviglia allora allora, piuttosto che farlo giocare così, allora che si fermi un attimo, no? Io ti ripeto, no, ci sono delle cose che in, in un campionato l'anno scorso non notavo e sono queste cose di atteggiamento di, di, di una parte dei giocatori. E questa cosa quest'anno per me è, è molto visibile, poi ti ripeto, magari per come intendo il calcio io, eh. Ma, ma te lo sai che io per assurdo penso che che l'Inter giochi meglio con Geo e con Lukaku quest'anno perché Beh, certo. quando, torna, quando torna Lukaku io non ti dico cioè Lukaku è un grande centravanti, per l'amor di Dio e in Italia secondo me lui può giocare tranquillamente una gamba sola però lo devi mettere in condizioni di potersi esprimere ovvero sia per come la vedo io se te togli spazio a Lukaku se gli togli gli spazi lo depotenzi per un 50% 60% perché lui sta comunque giocando schiacciato in area, eh Nico? Se metti la metà e pare. E l'allenatore non gli chiede nemmeno di venire un po' più giù, no? Cioè, l'allenatore lo lascia lì davanti con l'Autaro. Quindi, questo era uno dei miei dubbi di inizi stagione, continua ad esserci. Io non penso che per Izzaghi Lukaku sia di facile collocazione, perché per come la vedo io, appena tornerà Lukaku, lui continuerà a farlo giocare come ha sempre fatto, te come la vedi anzi scusami, eh, sì. concludo dicendoti Lukaku non è contento della posizione in cui gioca, tra l'altro eh? cioè, ne ha parlato allora, Ionizzaghi noi ad agosto quando a un certo punto ci siamo, ci siamo sentiti mi sa subito dopo l'Ecce Inter io ti dissi guarda che secondo me Giuse la, la vera mossa di quest'anno è che lui, che Simone Inzaghi cer cerchi di lavorare su un 3-4-1-2 con Lukaku e Dzeko in, in campo perché Dopo due anni che la squadra gioca nello stesso modo, con lo stesso modulo, anzi dopo tre anni, questo sarebbe il quarto perché hai fatto due anni di conto, un anno di inzaghi, ma soprattutto dall'anno scorso a quest'anno, dove tu la giochi nello stesso modo, mai degli interpreti che a mio modo di, pare, mio modo di vedere le cose non sono allo stesso livello di quelli dell'anno scorso, e sono inferiori, allora non ti resta che cercare di cambiare perché se no le squadre hanno capito come giochi. Hanno letto, ti sanno leggere, ti hanno, ti, ti, come dire, ormai ti conoscono. E allora, per sparigliare le carte, quello con quello che hai, perché non è che hai Aland, non hai Neymar, non hai Dybala, che era banalmente di Bala. Per sparigliare le carte, perché non pensare di mettere in, in gioco. Lukaku e Geco, che peraltro erano una coppia di attaccanti su cui avrebbe puntato tre anni fa, quattro anni fa a Conte. No? Che erano quello che chiedeva. Per cui, peraltro, Geco è uno che viene incontro per cui è uno che riesce in qualche modo a eh, liberare degli spazi. Il modo per giocare 3-4-1-2 ce li hai. C'è cioè il giocatore gli interpreti li hai perché se lasci Barella e Brozovic lo faceva anche al, al Cagliari, no? Quando giocava il Cagliari, giocava nel 3-4-1-2. Per cui gli interpreti li hai. E la soluzione B e gli interpreti per fare questo modulo, secondo me, ci sono. Lukaku troverà difficoltà, troverà veramente difficoltà, secondo me, appena, appena torna. Anche perché poi noi siamo, abbiamo iniziato a lavorare in un certo modo per far giocare lui e poi, dopo tre partite, siamo tornati come giocava l'anno scorso. Per cui le misure, eh, le, le, i meccanismi. E tutta quella parte lì, detto che ancora a sinistra non si è capito chi è il, il titolare che è un altro tema e uh. no, e sarà difficile sarà difficile per la sua forma e per, perché bisogna veramente rimettersi in gioco e a quel punto davvero cambiare modulo con, con quei due uomini lì che sono due cristiani da due metri con una struttura uh. fisica importante vuol dire che metti in crisi gli altri, e metti davvero in crisi gli altri però, Però ascoltami, Lukaku, Lukaku, Lautaro, secondo me dietro Lukaku e Lautaro ci dovrebbe giocare un centromanista certo, tecnico che praticamente con il compito di guardare solo davanti a lui i due attaccanti alla porta, non deve guardare indietro ma solo in avanti. Ci vedo, non lo so, Miki Tarian, cioè, no, capito? Ci vedo proprio lui dietro questi due giocatori, ma l'allenatore non lo farà mai perché lui continuerà. Anche senza Brozovic, sappiamo benissimo che lui ora sabato contro la Roma continuerà con questo 3-5-2 facendo giocare ancora Gagliardini, senza nulla togliere al ragazzo. Io non ce l'ho con il ragazzo, ma sappiamo tutti. E purtroppo eh, Gagliardini è quello che è. Allora io a questo punto ti dico, Nico: qualora andasse male, indipendentemente da, dalla proprietà, che ormai lasciamo perdere, no? Poco i giapponese, lasciamoli perdere, ti dico. <ride> Quanta colpa ha questo allenatore? Se è battuto a rotoli, parliamoci sinceramente. Quest'anno, secondo te, quanta colpa ha l'allenatore? Eh, si deve prendere le sue responsabilità, Giuseppe, perché comunque gli interpreti ce li ha, i giocatori li ha. Adesso, in questo momento, le alternative le ha. Se poi lui punta eh, su, sull'andare a, a giocarsela eh, a, a Roma contro la Lazio con Gagliardini e in casa non si prende il, la responsabilità e il rischio di attaccare, perché fare una scelta come. Gagliardini vuol dire che fai una scelta difensiva, no? Certo, comunque è un interdittore, uno che ha caratteristiche di, più di rottura che di impostazione. E allora, e allora vuol dire che eh, ti riprende le tue responsabilità, cioè o lui cambia la filosofia o in questo sabato lui in filosofia ci mette in testa di andare a aggredire, attaccare, rischiare un giovane mettendo magari a slani e quindi fare magari Aslani Barella e Ceranoclo un po' più avanti oppure giocare con il solito 3-5-2 ma con Aslani al posto di Brozo e o Mikitarian perché adesso io ho capito che Ceranoclo ha già fatto quasi tutta la seduta e oggi è mercoledì per cui ha ancora due allenamenti interi e per cui c'è caso che magari per cui c'è caso che magari lo, lo faccia lo faccia gli faccia fare un tempo però il concetto secondo me è quello o adesso tiri fuori gli assi che ti hanno comperato, o se no, ma a un certo punto anche la proprietà mi viene da dire. Ma la dirigenza, scusami, non la proprietà mi viene a dire. Ma Marotta, non può no, non gli viene in mente di andare a dire: sconti un po', ma volevi un, un vice brozzo Ce l'hai, e eh, mo', c'è cioè pesa anche il ragazzo, che comunque il ragazzo è uno che sotto le acubiche. No. sì è vero però io, io ti dico allora per me la me allora per come la vedo io questa rosa se la vuoi sfruttare al 100%. devi fare un 4 3 1 2 come dice Anthony De Angelis 1998 4 3 1 2 proprio con un giocatore come Celanoglu anche con quasi zero fase difensiva per come la vedo io un Mikitarian, cioè capito un giocatore comunque eh, è la Nuovo a tiro da fuori, ma ce l'ha anche Michitarian. Ma Michitarian in più a Celano Ogu c'è una cosa fondamentale: che non c'è nessuno che salta l'uomo che ti crea superiorità numerica che ti porta sulla palla a 300 all'ora. No, Michitarian pur avendo 35 anni. E secondo me, intanto, ad Alessandro G gli ho messo il link. Glielo rimetto. Aspetta, gli rimetto il link ad Alessandro. Se vuole salire, capito. Il problema è che. Eh, No, non vedremo mai, secondo me, un cambio beh, modulo, Nico o rischiare un giovane come dici te, capito perché? Allora, secondo me, Giuseppe, questa cosa la diceva anche Gianni un po' di volte. Poi ogni tanto lo dice in chat. Io continuo a dirgli: ma questa cosa non te la puoi aspettare da in, 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 Simone Zaghi, cioè, come tu non ti puoi aspettare che all'epoca Zaccheroni dal 343 cambiasse, ci sono certi allenatori che hanno il loro modulo. Soprattutto quelli che giocano a 3 dietro non è che prendono e cambiano giocano a 4. Ok? Quindi il massimo che io posso come dire intravedere in un cambio è un 3-4-1-2, ma io la difesa a 4 secondo me con Simone zaghi non la vedremo mai. mai. O meglio, scusami quando noi siamo mai. in fase di possesso palla, noi andiamo a 4-3-3. Noi ci mettiamo a 4-3-3 perché a seconda di dove sta la palla, il, il, il braccetto scivola scivola dalla parte opposta e ci mettiamo 4-3-3 con l'avanzamento di Dumfries a fare la terza attaccante e quindi scivoliamo e in fase di impostazione palla, in fase di possesso, noi ci mettiamo a 4-3-3, poi difendiamo 5-3-2, ma di, di base lui non, non passerà mai al 4-2-3-1, questo è 3-5-2 e 3-5-2 sarà e così ci morirà, al massimo farà il 3-4-1-2 di base. Sì, ma indipendentemente dal 3-5-2, cioè che senso ha fare il 3-5-2 quando lo sanno anche lo sa anche mio figlio che ha 4 anni quando non hai gli esterni che non saltano l'uomo. Io posso aprire 3-5-2 avendo ancora Perisic a sinistra, no? Dove spostavi quasi tutto il gioco di là. Danfris è molto forte in corsa, è molto bravo negli inserimenti, se lo lanci in corsa diventa un treno, ma l'uomo non te lo salta mai. Che senso ha ah, fare il 3-5-2 con gli esterni che l'uomo, perché anche di Marco l'uomo non lo salta, cioè di Marco ti mette le parabole. Gozenz è totalmente diverso da Perisic. Gozenz è un esterno che si butta negli spazi, che è bravo a chiudere l'azione, ma non è un giocatore era. che ti salta l'uomo, che ti rea. Eh? Era. era, era, sì. Era. Purtroppo, no, era, cioè, sì. es, per carità, eh, poi magari no, si è riprende. Verità, in questo sì, momento cioè non, è, eh, non, è, non è più il suo. Tu lo dicevi ad agosto, e dicevo, dagli due mesi, e eh, c'hai ragione tu, <ride> cioè, dopo due mesi siamo ancora lì. No, ascolta, io, io Gozen, ho criticato l'acquisto a gennaio. Te te lo ricordi? A gennaio dissi: l'Iter ha fatto una cazzata co come lo dissi per Correa, ma non perché voglio la medaglia, perché i giocatori, bene o male, riesco un po' ad inquadrarli. Poi sbaglio anch'io, non ho la verità in tasca ma se te vuoi fare un 3-5-2 con Inzaghi di Gosens cosa te ne fai? non te ne fai di nulla ecco perché a gennaio chissà come mai era sul mezzo cioè scusami hanno cercato anche di darlo via perché se in Germania ti accettano l'obbligo Gosens di cosa parliamo Rico? quindi non è un giocatore su cui punta l'allenatore è inutile che i zaghi dica: ma io di Gosens non so nulla quando glielo chiesero ti ricordi? lo sai come, perché non, non gli piacciono i giocatori però il punto è sempre quel, cioè lì, eh, ne parlavamo anche all'epoca fine agosto no? il punto è ma tu agli ultimi 48 ore di mercato puoi mandare via un esterno e poi ne prendi un altro agli ah, ultimi ore di mercato dopo che hai già giocato magari una partita, ma che serietà è? che, che programmazione è? ciao Ale, ciao, Ale. cosa poi la, lasciamo Faccio perdere la scuola Ciao Ale, rispondo un attimo a Nico. Allora io ti dico sì. Ti dico sì perché, perché Gosens non ti da, non ti ha dato nulla da quando è arrivato? È arrivato da 8-9 mesi. Ha giocato un centinaio di minuti. Non è quasi mai partito titolare nelle partite importanti. E ti poteva dare molto di più. Che ne so, eh, un Reguglione, un. Eh, vabbè, ora Udoggi era un mio pupillo pupillo, non per nulla parrucca l'ha preso eh, Telles, Alex Telles andato no, in è prestito a Benfica, cioè Telles avrebbe fatto le buche in terra rispetto a Gosez, soprattutto con i giovani Zaghi, perché l'Inter ha cercato secondo me e non stava sbagliando ma non perché a me Gosez mi sta sulle scatole perché l'Inter ha cercato di sbolognarlo perché si sono resi conto che è un giocatore che ti può dare poco anche per un discorso fisico perché quando, Go, cioè te lo vedi quando Gosens corre all'indietro, se te che sei allenatore, Nico, quando lui scappa all'indietro, indipendentemente dal fatto che quando deve rientrare in fase difensiva questo giocatore trotterella, ma quando lui torna all'indietro, lo vedi dal bacino dal movimento che fa dal bacino che ha paura di farsi male o che pure ha paura a fare determinati movimenti e non è semplice togliersi dalla testa per un calciatore la paura di farsi male, perché Gosens indipendentemente, ripeto, dallo stato di forma, psicofisica che ha lui ha paura di farsi male e lo vedi quando gioca ha paura capito qual è il discorso? però giusto, quello che ti dico io è, è vendere uno a 48 ore dalla fine del mercato, anche se ha questi problemi eccetera, è comunque un segnale di disorganizzazione societario e di pianificazione, secondo me perché uno, tu cioè, Marotta disse vogliamo consegnare la squadra finita a giugno, ok? poi hai tenuto in ballo screener fino alla fine del mercato e va bene, e va bene, cioè non va bene ma ok, e già lì hai dato un segnale di, di incertezza e poi alla fine è venuta fuori la voce su, su Gosens, cioè, io dico se quello deve essere la rosa eh, allora bisogna che quella sia, altrimenti se, sto, se te ne vuoi liberare perché l'hai pesato, l'hai valutato comunque sono in ritiro dal 4 di luglio no? Per cui voglio eh. dirti, al 28 di agosto o lo hai deciso prima, oppure ti è arrivato uno con una fraccata di soldi per un giocatore che, in quel, che tu magari reputi che non sia il titolare, cioè non è che arriva il Paris Saint Germain, ti dà 80 milioni per Skriniar e tu hai un'alternativa, non ce l'hai un'alternativa. Se viene, viene invece il, boh, una squadra tedesca che te ne dà 20, 25, 21 quant'è per Gossens, allora glielo dai di corsa perché hai Darmian perché hai Di Marco perché, perché ci puoi mettere qualcun altro e, e ci sta però l'offerta irrinunciabile per Gossens non è arrivata siamo stati lì a, a titubare gli ultimi due giorni per me è un ulteriore segno che comunque c'era c'è confusione, c'è incertezza che comunque non, non c'è qualcosa che non va no, qualcosa che non va c'è cioè qualcosa che non va, sicuramente come ci sono degli errori dei dirigenti, ma secondo me sono dovuti al fatto che comunque il pesce puzza dalla testa. Ciao Ale, te la partita, Ale, la partita contro la Roma, parliamoci chiaro, ai tifosi gira le scatole, l'allenatore è lì perché non c'erano soldi per esonerarlo, il presidente è contestato, hanno tappezzato tutta Milano come ben sai. cioè qualora non andasse bene sabato contro la Roma, cioè secondo te indipendentemente da questa presidenza che è l'atita che a mio avviso non esiste più, proprietà scusami, che non esiste più da due anni, per come la vedo io, le colpe per questi problemi che poi a quel punto sarebbero sorti sarebbe in gran percentuale dell'allenatore. te come la vedi, Al? Sì, nuovamente buonasera a tutti, ma io penso che poi alla fine talmente tante le cose che non si stanno diciamo incatenando bene come magari è successo negli anni negli ultimi tre anni eh, secondo me Gosens è l'ultimo del dei diciamo dei, dei, dei giocatori che poi alla fine in un collettivo come questo non riesce a a esaltare già quel poco che ha attualmente nelle gambe eh, è un giocatore comunque che va lanciato in corsa, e questo non avviene. Non viene fatto comunque giocare, per carità, lo vedrà in allenamento l'allenatore. Quindi decide. Io noto che lui eh, sceglie sempre di andare con un piede destro sulla fascia mancina per l'uscita, per l'uscita bassa. Eh, che trovava che dava una sicurezza l'anno scorso ad esempio eh, e quindi spesso abbiamo visto Darmian eh, oppure adattamenti c'è cioè qualcosa che non va non corrono insomma lo dicevo anche quando sembrava che le cose stessero migliorando, a me non, non mi hanno convinto sin dal precampionato. Vedo giocatori scontenti che sbracciano. Mai visto Brozovic sbagliare così tante partite e così tanti palloni in mezzo al campo, forse un po' per colpa sua di scarsa lucidità, forse un po' perché il centrocampo nei, diciamo, nelle posizioni sono. Eh, scollegati non, non trovano sembra, sembra che abbiano dimenticato quello che, che era il lavoro dell'anno scorso o dell'anno precedente, sembra che giocano da poco insieme eh, se poi andiamo a fare un discorso prettamente di gestione quindi di arrivare come dicevamo già all'inizio del campionato presentarsi all'inizio del campionato con eh, due terzi di difesa in scadenza a gennaio sicuramente non eh, insomma è un po' un ternallotto a livello emotivo per, per dei calciatori eh, però dal punto di vista gestionale quindi del eh, reparto dirigenti mi sento di, di, di comprenderli perché poi alla fine quando si ha un periodo di transizione con un cambio societario eh, questo è un po' il risultato non sai quello che puoi spendere non sai esattamente l'abbiamo visto un po' anche con Milan con uh, De Cadler eh, Quest'estate sembrava che era in pugno, poi però non sapevano quanto potevano investire. Alla fine hanno dato l'ok okay per, per l'acquisto, ma nel frattempo sono sfuggiti altri due o tre obiettivi di mercato che avevano. Eh, fare il direttore sportivo, il direttore generale in situazioni come questa non è mai semplice. Eh, poi se ci mettiamo pure che è evidente che hanno delle difficoltà dal punto di vista emotivo i giocatori sono contro l'allenatore, un gruppetto è evidente e l'allenatore, secondo me, è andato in totale confusione. Che mi rifiuto di pensare che se riesce a far girare Lulic, 35enne sulla sinistra, non riesce a far girare Gossens, che per carità può avere dei problemi fisici, ma è sempre un convocato dalla Germania. Ehm, secondo me ci sono anche stati dei difetti dal punto di vista. Di scelte sul mercato perché Correa purtroppo non, non potevamo liberarcene. Nonostante io penso sia un giocatore tecnicamente molto valido, secondo me ha, ha, nel, nel ruolo in cui lui lo metto, ovvero quello di seconda punta, non è mai stato il suo ruolo eh, non so dove dove l'abbia visto. Poi francamente ve, vedo vedo veramente un, una situazione molto molto confusa, però eh, ecco, Gossens, secondo me, ad esempio, è l'ultima delle vittime di un sistema dove quest'anno io ancora fatica a capire chi è che gira. Poi è vero anche che, scusi se ti interrompo. Ale, però è vero anche che il campionato è strano alla fine. Abbiamo perso gli scontri diretti e come dire, le prime in classifica non è che siano scappate, no? cioè, se guardiamo la. Se guardiamo la, la classifica ci sono 5 punti di differenza quindi non è che c'è qualcuno che ha fatto e peraltro eh, il milan è lì a, a due punti sopra di noi sono i campioni d'italia per cui è anche vero che in questo momento se consideri che davanti ci sono ok un super napoli con dei belli acquisti di giovani Atalanta odinese lazio per cui è anche vero che in questa prima parte di, di questa prima parte di, di campionato anomalo eh, è proprio, è proprio nomale, è proprio strano come, come sta andando No, sì assolutamente sì assolutamente sì eh, penso che quest'anno la deciderà il collettivo che trova più normalità non che faccia sfraceli ma che, che abbia più normalità il Napoli sta avendo un ottimo risultato perché Spalletti è maestro di trovare le, la normalità nelle squadre in costruzione l'Utinese è una squadra che ha gamba e quindi in questo momento l'ha fatta padrone in un campionato dove andiamo a rallentatore e gioca una competizione sola poi eh sì poi logicamente alla lunga eh, verranno fuori un po' i valori ma il tempo per recuperare cioè, tant'è che non è che la preoccupazione penso in generale sia la distanza dalla vetta il problema è vedere come si sta cioè, la, la fragilità del gruppo eh, è vero che contro l'Udinese, ad esempio, c'era eh, ci siamo andati in vantaggio, ma eh, sembrava come, cioè, almeno a me ha dato questa sensazione, che nonostante l'Inter fosse in vantaggio, eh, c'è un qualcosa che, che ti sfugge, che, che non ti dà quella certezza che magari ti dava prima, no? Cioè, suo in vantaggio a Udine, però da un momento all'altro uno se l'aspettava che l'Udinese pote, potesse pareggiare. Quando ha pareggiato sembrava come che già era per scontato che, che l'Inter avrebbe subito un secondo gol, e nonostante fosse partita bene nel secondo tempo. Eh, però si fa una fatica bestiale a concretizzare arrivati al limite dell'area avversaria forse per una scarsa lucidità si fanno scelte sbagliate nei passaggi si sbaglia l'ultimo passaggio ehm, c'è lentezza nella conclusione in porta vedo delle cose che prevalentemente mi fanno pensare che c'è una condizione fisica veramente scarsa e non so se a breve riusciranno a recuperarla perché poi molti giocatori si cominceranno a farsi due punti in vista del mondiale e per quanto riguarda invece la, il discorso di prima di Inzaghi, io penso, penso che comunque il ciclo di partite glielo faranno fare fino all'inizio, al, al 20 di novembre. Vada e come vada, vada dice Ale, vada come vada. Sì, fermo restando che penso sarà un'ecatombe, perché eh. è un calendario molto duro, contro il Barcellona secondo me ma ti ripeto qua lo sai io sono uno estremamente pessimista per poi esaltarmi contro sì, il Barcellona eh, però, sì, il, sì. Problema, il, il problema, il problema vuole, è che è pessimista ma che poi ci prende quello è il problema ma, quando vedo il Barcellona io contro il Barcellona non ho buone aspettative non ho buone aspettative contro la Roma perché Mourinho se lo mette in tasca a Inzaghi eh, tutti, a bello, Alex, la verità. in uno stato attuale comunque la Roma quest'anno i giocatori che te la possono risolvere ci sono, l'Inter deve stare molto attenta a come approccerà la partita poi ah, già perché... vedo delle, delle, delle proiezioni di formazione che mi fanno un po' rabbrividire e... Soprattutto se, se è considerato che magari si sta, sta già pensando a Barcellona, no, sì, anche io. Ma io, l'unica, io in questo filotto di partite, l'unica che vedo tranquilla come partita è Inter Sandoria. Le altre le vedo tutte con l'Inter che rischia grosse difficoltà. A meno che, a meno che improvvisamente. È inter Salernitana, dai, cioè se non mi dice anche Inter Salernitana, mi sparo. No, inter Salernitana per carità, però la Salernitana è una squadra che ha gamba. La Sandoria. la vedo comunque nel, un po' monocorda, eh, inter Salernitana. La Salernitana è andata a Torino contro la Juventus, ha dimostrato di avere gamba. Quelle squadre lì, l'Inter le soffre un po', soprattutto se hai eh, un filotto di partite così impegnativo e l'allenatore proprio non riesce a, a far frutto. Della rosa che ha perché questo Slani improvvisamente sembra sparito dai radar. Lo fa giocare pochissimo. Eh, penso che alcuni giocatori perdano un po' di fiducia, cioè no, non riesce a fare una scelta definita sul portiere. Non, eh, insomma, sono scelte molto discutibili. Posso dirti che io, ad esempio, ho sempre difeso Inzaghi anche l'anno scorso quando. Quando molti alcuni lo criticavano. Io ho sempre apprezzato il lavoro suo alla Lazio, sempre, eh, ho apprezzato il lavoro l'anno scorso. Quest'anno mi dispiace dirlo, ma è veramente indifendibile. Fermo restando che valuto anche un, uh, un allenatore che sono due anni che all'Inter e due anni che non gli hanno consentito di far mercato. Allora, Ale qui Maurizio dice pessimista, non sei te. Ma è, è l'allenatore. Uh, vabbè, ci hanno dato addosso, quella non la leggo nemmeno. E poi, Ale, se eh, ti chiedo visto che me lo stanno scrivendo in tanti la presenza di Ale C con il mandato al Reign decade quello di Goldman. Io penso di no, perché collaborano insieme. E poi ci dicono anche che qualcuno dice che praticamente la Reign non ha collaborato per eh, praticamente non ha inciso nel portare l'Arabo, lo Sceicoli al, al Manchester City cioè io, correggimi se sbaglio, io oggi in un video ho detto che eh, eh, la Reign è un braccio destro di Goldman e che entra nella fase finale per, eh, per gestire gli ultimi dettagli e proprio per il closing cioè ho detto una cavolata o è così? Arrivo subito diciamo che la Reign è un partner esterno e come partner esterno può collaborare con, 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 altri, con altri advisor, e quindi, di conseguenza, non è che il mandato a loro toglie il mandato a Goldman Sachs, eh, per cui non mi sorprendo, non, non mi sorprenderei se nell'arco dei due anni, ovvero da quando ha ricevuto il mandato, Goldman Sachs abbia quest'ultima poi abbia coinvolto altri 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 soggetti per poter proporre il dossier al tempo al tempo e quindi non dico che una cosa esclude l'altro e per quanto riguarda il discorso del siti non credo abbia influito nell'ingresso degli arabi al Citi, credo piuttosto che successivamente abbia dato supporto a Citigroup a, a gestire delle, delle partecipazioni. Quello è. Mentre Giuseppe non c'è, ti dico che sono d'accordo quando dicevi quando parlavi dell'Udinese, dell scusa, torno un attimo indietro io. Sì, sì. Udinese, Salernitana, ma anche Lecce sono squadre che sono alla fine fanno tanta intensità, hanno anche bella gamba e, e ti prestano alto, per cui sì, sono d'accordo con te. E il problema è che um, quest'anno rispetto agli anni scorsi, non riusciamo più a uscire bene dal basso. E, che quindi sarà tosta anche contro la, la serenità. è Tornato Giuse, così chiudiamo il discorso che facevate prima. No, no, va bene, no, no, eh, no perché dicevano che nel City ha contribuito fino a un certo punto, vabbè, ma non si può stare a rispondere sempre alla domanda. Ripeto, Giuseppe, da, quello che, da quello che ricordo io, eh, non sono intervenuti direttamente nell'acquisizione. Nella, nell ma successivamente hanno prestato supporto alla gestione del, del, diciamo, di, di Citigroup nel, nel cercare delle, delle partecipazioni. Ok, perfetto, quindi hanno fatto un lavoro post-acquisizione praticamente, a quello che, sì. che dici te sono partner quando, quando questi queste questi advisor questi joint venture queste queste società qui comunque fanno questo di mestiere cercano collaborazioni cercano partnership eh, tra, 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 tra grossi grossi investitori insomma ci sta ci sta come cosa eh, sicuramente eh, sono stati, hanno provato a coinvolgere Saudi Media quando c'era il discorso del di, di, di Chelsea eh, per cui fanno un classico lavoro come lo può fare Goldman Sachs come lo possono fare dei, dei rappresentanti che poi alla fine hanno quello come guadagno ovvero portare a termine delle transazioni finanziarie e prendere di conseguenza percentuali come advisor Perfetto, no, anche perché poi tocca rispondere alla gente, diceva il Trust non esisteva, quindi lasciamo no, perdere. No, ma hanno ma ragione. Voglio. Io guarda, sono arrivato alla conclusione che hanno ragione. Ah, hanno ragione loro, sì, ma poi vedremo, ah, dai, hanno ragione non, loro. Non loro. Sì, eh, sì. Il team del Congo comprerà l'Inter. <ride> ma vi faccio una domanda. 12 <ride> E quattro leoni facciamo, facciamo questo gioco? No? che magari ci teniamo su di morale aspettando la Roma. Cambiamo, cambiamo proprietà eh, a gennaio eh, e cambiano, eh, decidono di cambiare allenatore di quelli che ci sono oggi a spasso. A voi chi piacerebbe? Vai, Ale, vai no. Io, non, io prenderei il traghettatore fino a fine stagione. A fine stagione. Andrei ad aggredire uno da progetto tipo? Beh, è logico, se devo andare su un sogno, Clopp per me è un sogno, però devo essere sincero, io in questo habitat attuale, a me un Simeone, so che fa un eh. gioco pedoso, però Simeone ce lo vedo molto bene, cioè uno che può può rialzare il morale ma anche per come va a scornarsi poi con l'avversario no? Un ring al pubblico. La roba lì, la roba lì ci serve. Lo so il, il calcio che offre è un po' particolare però è anche bisogna anche premiarlo per quello che ha dato ha ricostruito un atletico Madrid che eh, era una società era, un, era una squadra morta l'ha fatto diventare una delle grandi d'Europa. Eh. Tu Gioia. Giuse lo sai che allora a me Simeone per come fa a giocare le squadre non piace perché ci rivedo parrucca un po' in tante cose no per il gioco fa Simeone però io penso che in un contesto come l'Inter per la fase in cui attraverserà l'Inter potrebbe essere allenatore adatto secondo me anche per riportare un po' quella grinta quella voglia di vincere che ormai questa squadra ha smarrito parliamoci sinceramente di Questa squadra. Poi con la nuova proprietà eh, dei titolari ci sono ora, secondo me, 4-5 partire, partirebbero partiranno, lo so, però ecco Simeone. Eh, sarebbe lo step successivo a Conte, perché Conte ti prende le squadre dalla maceria, dalle macerie, ti inculca il culto del lavoro. Ti, ti, ti mette dentro la voglia di vincere, ti fa essere professionale al 100%, soprattutto. Allenandoti anche tanto di testa, no? Poi c'è da fare lo scalino ai Champions. Conte non va più bene perché lui arriva fino a un certo punto. Simeone sarebbe un Conte molto più bravo, è uguale a lui. Un Conte interista, un conte conte interista, interista. Ma, ma un Conte molto più vincente, per come la vedo io. Eh, anche perché. Scusa eh, se ti interrompo, prego. è uno che comunque conosce il campionato italiano. Sai che cosa significa il campionato italiano? Le pressioni, i giornalisti italiani? Eh, sa, saprebbe amministrare molte cose. È eh, eh, Sicuramente, dal, ripeto, dal punto di vista del, dello spettacolo, della proposta di calcio che oggi può, possono offrire alcuni allenatori, alcuni allenatori, eh, alcuni allenatori che, che portano poi il pubblico a preferire giustamente visto com'è il trend calcistico attuale, più lo spettacolo, magari con una vittoria di meno. Eh, però, diciamo, Simeone secondo me sarebbe già un po' più un qualcosa di, di, di friendly rispetto a uno come Klopp che comunque dovrebbe entrare nell'ideologia calcistica italiana. Sì, quello è vero, sì, sì, secondo me praticamente... sì, Simeone per assurdo rischierebbe... Essere molto più incisivo: di lop da subito, eh, storicamente, poi non abbiamo vinto scudetti con tanti allenatori che giocavano all'attacco No, non trovate? Alla fine, sì, anche questo, anche questo è bellissimo. Eh, noi noi all'Inter abbiamo vinto degli scudetti con, con Mourinho, con Conte, con Trapattoni con, no, con tutti gli allenatori che fondamentalmente facevano difesa ripartire, che Poi è proprio una questione di mentalità, cioè se prendi un allenatore che gioca all'attacco, devi sposarlo per un numero, secondo me, lungo di anni, cioè devi dargli non un ciclo di progetti, devi dargli due cicli di progetti, devi dargli otto anni per a prescindere dal risultato che otterrà. E poi deve essere uno che sicuramente abbia già esperienza di vittoria, no? per cui quando ci dicevamo, quando dicevo l'anno scorso anche l'estate, Parlavamo di Inzaghi, dicevo, beh, quest'anno comunque ha vinto due, due trofei al primo anno e non è mica da tutti. Venire all'Inter e comunque vince due trofei. Alla fine ha vinto due finali. Non tutti quelli che arrivano all'Inter a ci arrivano in finale e B le vincono. Guarda Conte, no? Conte è andato in finale di Europa League al primo anno, ma non l'ha vinta. E dopodiché, per cambiare la mentalità e eh, giocare un calcio offensivo, un calcio alla clop. Secondo me non è che puoi dargli tre anni e poi, se non ha vinto nulla dopo tre anni, lo puoi mandare a casa. C'è cioè, lì proprio una questione di, di tempo di cambiare sì. tutto. Sì, poi bisogna pure entrare in un'ottica. Simeone, magari dopo tanti anni di, certo. di atletico, ah, potrebbe voler cambiare e prendersi una sfida. Andare a prendere gli allenatori dalla Premier League non è semplice. Eh, cioè, quando ad esempio. Si parla di Guardiola no? in generale potrebbe andare via, potrebbe... Guardiola al Manchester City non rappresenta solo Guardiola l'allenatore del Manchester City, ma per avere Guardiola gli hanno praticamente trapiantato un gruppo di lavoro dirigenti dal Barcellona eh, gigantesco, cioè togliere Guardiola. Tu dai continuità magari con un erete di Guardiola che può essere Arteta, ma toglierlo da lì non è cosa semplice perché Guardiola al City si è radicato talmente tanto e l'hanno fatto radicare talmente tanto che non, non è che hanno preso solo Guardiola al tempo, hanno preso Guardiola e una serie di elementi dalla Primavera a, al gruppo dirigenziale che voleva Guardiola. Gli hanno fatto una società su misura, quindi anche lì non è che è semplicissimo. E, e tu, comunque, per far per convincere Guardiola, che loro terrebbero sempre, ad andare via, dovresti offrirgli una roba del genere. E una roba del genere non è facile, anche se l'inter cambiasse proprietà eh, non è facile, perché lì parliamo di un lavoro di acquisizione di dirigenti e preparatori eh, che sfora i 150 milioni di investimento eh, ovviamente sì, la, esatto, lo hanno messo esempio, non, a, eh. non a suo agio di più eh, per quello però io a me Simeone no, non piace il calcio che fa però come ha scritto un nostro utente è anche vero con un atletico madrid non pieno seppur di fuori l'asse ha vinto due liga e due ha vinto 4-5 titoli importanti, due finali di Champions League, di cui una la stava vincendo, che poi proprio negli ultimi minuti ci fu la beffa. Quindi secondo me Simeone potrebbe essere l'allenatore giusto. Anche lui ti chiede 10, 12, 13 milioni, ma quello poi penso sia normale, no? Perché si ritorna ai parametri di parrucca, 12, 13, 14 milioni. Dico, te come la vedi Simeone o Klopp? ma eh, peraltro prima di risponderti sì, sì, come, diceva, come diceva Ale eh, oltretutto l'entourage è il, il budget di mercato che ti chiedono questi allenatori no? bravo è quello C'è cioè poi alla fine Guardiola quest'anno si è fatto prendere Haaland l'anno scorso si è fatto prendere Cancelo si è fatto prendere tutti i giocatori che sono di un certo livello e un certo prezzo e quando ti prende Simone, Simeone sicuramente ti prendi un oratore che paghi strapaghi però poi alla fine come dire adesso io a me viene in mente Tomas o mi viene in mente De Paul no? due centrocampisti che erano due scoperte un po alla, alla, alla Conte o comunque delle scommesse non è che ti vanno a prendere gli astri nascenti che puntano su un bapè, solamente su un bapè, su Alland, e su questi giocatori che devi anche poi strapagare, <coughs> per, per cui valorizzano i, i giovani, valorizzano l'astro nascente, valorizzano il giocatore che è un ottimo giocatore, un buon giocatore, ma non è ancora affermato Per cui avere, avere in, in rosa un allenatore come Simeone, che preferisco tra i due che hai detto tu, è anche sinonimo del fatto che ti prende dei giocatori che non sono proprio da strapagare e te li valuta, te li stravaluta. Vedi Grisman, vedi Diego Costa, vedi. cioè, Atletico ne sono. Saul Saul che l'ha preso era un era della cantera, mi pare Saul. Non se so, non ricordo. No, mai. Saul, sì, cantera, cantera, sì. Saul, ragazzi, è Saul però Tommaso è un grande sì. giocatore, eh, Nico Tommaso è, è quello che, è che stavo cantera. dicendo. cioè Tomas è o oh, Rodrigo De Paul è venuto a prendersi Rodrigo De Paul dall'Udinese dopo tre anni, fatti in Italia, due anni, tre anni fatti in Italia, a un prezzo che sicuramente non era poco o banale. Però voglio dirti, non è che è andato a prendere Gundogan, è andato a prendere, che ne so io, eh, un Saul da un'altra parte, un Averts. Eh, Averts per esempio è stata una mossa fatta da, dal Chelsea di un giocatore che ha fatto due anni discreti ed era già sulla pesta dell'onda quando, quando è stato preso dal Chelsea. No? Per cui, sì, anche, se, me... anche se De Paul non, non, non gioca tantissimo. Eh, con... No, no, e... però voglio dire, è andato a prendere un, un giocatore che era un in rampa di lancio non era ancora un giocatore da 50-55, era un giocatore da cosa pagato: 25-30 milioni, una roba sì. del genere. Sì. E per secondo me prendere un Simeone vuol dire anche eh, fare un certo tipo di mercato mh, non stratosferico come il PSG o come il Chelsea, e, e poi avere un, un allenatore che fa fruttare quei, quegli investimenti perché a distanza di due anni si sono triplicati i valori dei giocatori un po' come ha fatto conto con con la nostra rosa con quello che ne rimane la nostra rosa no, no, ma... anche, Diego, ah, anche Diego Costa Ale cioè Diego, Diego, no, Diego ma Costa ma non ha lui... dimostrato comunque di essere un allenatore che ha mantenuto l'atletico competitivo in un arco certo. temporale ampio, Conte certo. due anni e Papia, eh, Mourinho due o tre anni e Papia. Eh, Però Simeone... Ale, sì. Però Ale eh, Conte è uno che logora tantissimo il rapporto con i giocatori, no? questo ce lo insegna la sua storia nelle varie società in cui è stato. Logora talmente tanto, li porta talmente... Al limite, che poi vai in Overbarn e, e logora i giocatori, non, non, cioè sì, alla sì, fine sono, non ne posso... sono più, sono d'accordo. Ma eh, infatti, quando dico proprio un allenatore da progetto, secondo me, Simeone è uno anche che abbia, l'abbiamo visto in questi anni prendere magari dei giocatori che eh, al primo anno non hanno, non hanno, hanno fallito successivamente magari mandati in prestito ripresi e poi magari diventati titolari in quella stagione hanno reso è uno sicuramente che una situazione come quella che stiamo vedendo quest'anno non, non esiste è uno che toglie la leadership da alcuni nello spogliatoio che Godin, che... a un certo punto lui ha scelto che non doveva essere più il leader l'ha presa e l'ha mandato via non gli ha fatto rinnovare il contratto è uno che se vede Brabbarella sbracciare in mezzo al campo, lo prende per un orecchio e lo chiude dentro all'armadietto, eh, purtroppo, purtroppo, questo tipo di allenatori all'Inter hanno sempre avuto un buon, non so perché esattamente, ma hanno sempre avuto un, un ottimo risultato. Per quanto riguarda il discorso che leggevo, di, dello stipendio eventuale che prende 22 milioni netti, Simeone è logico che se Simeone sa benissimo che se va via dall'Atletico Madrid un altro club nemmeno in Premier League glieli darebbe 22 milioni di euro quindi se andasse via dall'Atletico Madrid lo farebbe solo ed esclusivamente per una questione di, di, di scopi personali a livello calcistico quindi andrebbe secondo me cioè quello è un allenatore che se gli offri 12 milioni nella sua prossima esperienza Te li prende e viene quello. Il è. Progetto, però vuole un progetto lungo. Ale. Non è vuole che un bene. progetto lungo. Il Simeone è un allenatore che tu lo devi prendere nell'interezza, come Murigno, non, non come Conte. cioè Questi sono allenatori che tu eh, quello vuole Lukaku, tu devi portargli Lukaku. Se lui crede in quel giocatore, deve prendere il giocatore. Il Simeone ha cominciato ad andare in difficoltà quando la società dell'Atletico Madrid ha voluto mettere gli ha rotto un po' le scatole per poter inserire dei giocatori magari più vendibili e quindi sono andati ad esempio a comprare Joao Felix a cifre stratosferiche che con Simeone quel tipo di giocatore lì non c'entra una fava eh, però serviva alla società per diventare più famosa per sbigliettare, per, per vendere maglie, quindi gli serviva quel calcio, quel tipo di calciatore lì al, al club, anche se Simone, Simone non lo voleva. Mentre stai dicendo tutte queste cose, penso che siamo qua e fra tre giorni dobbiamo, abbiamo un allenatore che non sa se mettere in campo o Nana o Andanovic. Cioè e <ride> tu dici queste cose, io ho avuto un flash. Che noi stiamo vivendo con un allenatore sulla panchina. Al dubbio se mettere un'ana, e si sta tenendo Andanovic. Al dubbio se prendere e mettere Aslani al posto di Brozovic che gli e piuttosto ci mette Gagliardini, quindi c'è caso che è, è molto probabile. Secondo, secondo me non ha nemmeno sto dubbio, secondo me questo dubbio ce lo vogliamo creare noi. noi per pensare non che non è così Sono cretino. cretino. Per che forse veramente lui a un certo punto non so può venire il dubbio che c'è un portiere da mettere in porta e ha un vice vice Brozovic. giustamente Andano. noi diciamo questo non può essere così cretino. Fammi, fammi avere almeno il dubbio che ci sta pensando. Oh, sì, Vice, dico Gagliardini, e dalla settimana mm. scorsa stanno i giovani titolari. Ma io dico, no, ma fatto. visto che stai in emergenza, ma cambiare sto benedetto modulo, no? <ride> ma visto che stai in emergenza, ma stai, stai con le pezze ma cioè mettere magari non so un 4-4-2 a rombo una roba di no, questo tipo no, no, eh? non lo mette ragazzi non, non lo dite più, non li mette a 4 vi prego, non lo dite più, purtroppo ci facciamo male da soli a continuare a dire che si mettesse a 4, piuttosto mettete, mettesse questo benedetto trequartista i tre lui di dietro non li, li va, 3-4-1-2 è l'unica speranza che abbiamo forse, che lui cambi qualcosa No. Non ce la fa a mettere 4 rette più fortemente... e soprattutto bisogna sperare non venga ammonito nessuno perché sennò lui comincia cambio. Allora, a cambio allora a me hanno raccontato. e Qui andiamo nelle voci: eh, <ride> andiamo nelle voci, che dopo udine, <ride> dopo udine, proprio tutta la squadra a quel punto si è, è rivolta contro l'allenatore. Eh. E allora e, 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 e praticamente uh, quando si sono poi risentiti il gruppo dirigenza con l'allenatore, eh, gli hanno detto mai più. Mi hanno detto mai più. gli hanno detto cioè, a un certo punto: segui un attimo anche quello che ti stanno dicendo i giocatori. Perché così non, non, non vai avanti. Basta che non segue quello che gli dice Andanovic, che gli dice di giocare titolare. Siamo fottuti però. Ma io penso una cosa: che se lo scotto di far giocare Andanovic è cioè che, che finiscono questi teatrini all'interno del, dello spogliatoio, ci metterei 12 firme. Il problema è che non è quello il problema. Cioè io penso che hanno perso totalmente la fiducia. Ma poi, ripeto, vedere un allenatore che al trentesimo del primo tempo cambia due giocatori ammoniti la gravità non è il cambiare i due giocatori ammoniti, il problema è che tu sei al trentesimo cambi due giocatori perché hanno preso due ammonizioni stupide è perché tu esatto, hai sbagliato hai sbagliato la formazione e hai fatto in modo che quei due giocatori prendessero ammonizione, cioè non hai protetto bene la fascia sinistra io ti dico che io non ho insider non conosco niente, non conosco nessuno ma io ho la sensazione, da quando è iniziato il campionato, che Barella non sopporti più la situazione di Andanovic. E a me dà l'idea che Andanovic abbia firmato e si sia fatto dare, la, abbia rinnovato, si è fatto dare la, la parola alla società che avrebbe fatto titolare in, in campionato. A questa cosa Barella e Brozovic a me danno l'idea di essere assolutamente contro assolutamente contro e quando ero uh, in, in secondo verde perché eravamo uh, per il derby contro il Minero in secondo verde nel mio posto continuavo a guardare le reazioni che aveva Barello ogni volta che aveva Pallandanovic e tuttora le continuo a guardare e, e lui è non, non so cioè mi sembra anche dicevo prima non ha coperto la palla su Aslan non ha seguito l'uomo sul terzo gol eh, Paolo, del... lo stavo sentendo È fatto una, una riflessione che No? È verissima, l'atteggiamento guardi... di Barella sul terzo gol è l'emblema dello stato attuale dell'Inter. Conte in quella situazione lì gli avrebbe fatto saltare tre partite, Ale. Ma tu guarda la reazione? Io non so se ci sono riusciti a vedere da qualche parte. Io ero lo stadio, quindi ce l'ho qui nella mia mente. Tu guarda la reazione dopo il primo gol di Barella su Andanovic. Lo, ma, i gesti sono così, no? Si mandano a cagare. E quell'altro dalla porta gli fa così e gli fa così, si mandano a cagare costantemente. E sembrava quasi che Barella dice: Cazzo, però qua corriamo, corriamo. Te al primo tiro, pigli in gol e quell'altro che gli dice: Ma tu cos'è che vuoi? Ma tu pensa a correre a rompere, cioè, a me sembra che quella roba lì quella roba lì, ma è una mia, cioè assolutamente una mia lettura, eh? non, non so niente, non, non ne voglio sapere un tubo. Cioè non so nulla e quindi è una mia lettura e da lì poi nascano tutte le varie, le varie cose che non stanno funzionando per cui sono assolutamente d'accordo con te che barella dopo uno o due partite così conte a parte prenderlo a calci nel sedere perché non lo avrebbe mai fatto giocare così ma poi lo avrebbe stato fatto stare fuori n volte, n partite l'ha fatto scaldare Simone Zaghi ha fatto scaldare Barella in Champions League contro il Bayern di Monaco dal boh, 47 50 fino all'82esimo e non l'ha fatto entrare, cioè sembrava che eh, siccome è successo qualcosa nel, nello spogliatoio della Lazio nello spogliatoio a Roma contro la Lazio che era la partita precedente l'abbia quasi no, fatto gliel'abbia fatta pagare in qualche modo sono tutte letture mie sono tutte mie illazioni allora, ovviamente Però io, io... Prego, allora, prego scusa è vero pienamente d'accordo io l'unica speranza che ho su Inzaghi è una è successo alla Lazio lui ai tempi della Lazio che com ha cominciato male Sembrava, ha sempre sorpreso la Lazio D'Inzaghi. Di eh, in alcune stagioni però eh, sembrava che iniziasse male, poi che c'erano problemi nello spogliatoio, poi diciamo che ha avuto qualche chiave di volta. Questa è l'unica mia speranza che ho su di lui, che ha dimostrato almeno a Roma di saper riaddrizzare delle situazioni. Il problema che, però, dall'altra parte mi fa da contraltare il fatto che la Lazio non se l'aspetta nessuno. L'Inter se l'aspettano tutti. e I giocatori dell'Inter hanno già vinto, quelli della Lazio non avevano avuto vittorie da, da titolo cam, di campionato, no? da campione d'Italia. Mi dà l'impressione a me, e qui sì, rientriamo sempre nel discorso di impressioni che ti dà il campo, che Sicuramente ci sono queste, queste sceneggiate di quello che manda quel paese quell'altro, gente che si mette a chiacchierare durante, durante i contropiedi, chi sbraccia, rinuncia alla rincorsa o altro, e poi mi sembra che ci siano alcuni giocatori, e faccio l'esempio di, di Laudaro Martinez, Geco, eh, che, che invece sembrano proprio al di fuori di questa roba, cioè l'atteggiamento. È quello dell'anno scorso anche Dumfries ragazzi Dumfries è spazzesco eh cioè la grinta il carattere che ci mette Dumfries in campo contro il contro il Milan alla prima palla quell'altro Teo che è un attaccabriga maledetto per quanto sia forte è proprio vabbè sì, diciamo so. parolacce fastidioso e alla prima palla che è andato lì a cercare di dargli un pestone rompergli le balle c'è cioè Dumfries nel derby fuori casa, quindi praticamente tutto lo stadio era, era milanista, non ha indietreggiato, anzi è andato muso duro contro hanno preso giallo subito tutti e due al dodicesimo, tredicesimo, una cosa del genere. È uno che ha tirato fuori, sta tirando, continuando a tirare fuori un carattere un, incredibile, veramente... No, no, veramente su, Sull'atteggiamento di Dumfries non, non gli si può dire nulla, purtroppo di che, pure lui... Pur, purtroppo pure lui sta avendo un'involuzione, ma secondo me più dettata dal, dal contesto, perché quelli, quei giocatori lì si esaltano col collettivo. Mm -hmm. Dumfries non gli puoi chiedere di fare quello che faceva Maicon ovvero che creava superiorità numerica, palla al piede partendo da, da propria, dalla propria difesa. Dumfries è uno come Cossens che vanno lanciati. Canzelo Akimi invece erano giocatori che da fermi riuscivano a creare superiorità numerica. Poi se ci mettiamo pure che Dumfries deve avere almeno 3-4 palle eh, nella partita per scegliere quella giusta, perché una volta la tira a sotterra all'indietro e non trova nessuno, prima invece c'erano giocatori che accompagnavano una volta... La, la, la spara in curva, una volta la mette sul secondo palo, altro comunque rimane il fatto che, è, secondo me, è un giocatore valido. L'abbiamo visto l'anno scorso che è un giocatore più che valido, l'impegno ce lo mette. Secondo me gli sta mancando anche l'apporto di Barella, perché su quella fascia lì fraseggiavano Barella. Oggi spesso lo si trova a ridosso delle punte, quella linea di, di passaggio lì. Dumfries non ce l'ha più comunque tu dicevi partiva solitamente da la Lazio lento, non è che l'anno scorso siamo partiti proprio sparati con, con l'Inter, eh, abbiamo fatto la differenza tra ottobre e dicembre quando ha azzeccato la partita, come dicevi tu eh, si è inventato qualcosa contro il Napoli in casa no? dopo è vero che loro eh, hanno avuto Ozyman che insomma, si è, si è sfondato la faccia contro lo, Conto Skriniar sì. però di lì ha, ha inanellato un mese e mezzo in cui tra le prestazioni, le partite, il giocare bene ha messo davvero bene la situazione. Una speranza che invece ti dico che ho io è che comunque Simone Inzaghi alla Lazio ha preso dei giocatori eh, come Milinkovic-Savic che non conosceva nessuno ed è diventato Milinkovic-Savic o eh, Luis Alberto io mi ricordo che quello arrivò a gennaio da Liverpool come un è stato per 5-6 mesi fino a giugno un, boh, un signor nessuno, no? giocava poco, giocava quando entrava non faceva niente di che era proprio un giocatore, un, un oggetto misterioso. Ma dall'anno dopo è diventato lui Salverto e la Lazio campa ancora su lui Salberto e Milinkovic Savic. Quindi per quel che riguarda il capitolo Aslani, io oh. l'unica cosa in cui posso sperare e pregare è che veramente lui stia ritagliando, lo stia preparando. E che poi una volta che lo mette in campo e spero che sia contro la Roma, tiri fuori una regia di, degna di Brozovic. Però il fatto è questo: è che ci sto come, come discorso. Il problema di Luis Alberto alla Lazio, in quei mesi che lui era un oggetto misterioso, erano prevalentemente comportamentali. E i problemi comportamentali di Luis Alberto sono continuati. Tant'è che quest'estate, se manco presentato il ritiro per l'ennesima volta perché voleva andare via, poi capendo che non c'era non c'erano altri lidi dove poter andare si è reintegrato nel gruppo eh, Aslani non sembra fare questo percorso e quando io vedo, non so, Inter-Spezia mi domando ma 45 minuti, 50 minuti regalagli perché se non, se, se non assaggia San Siro palla al piede e tu gli stai annullando un anno di crescita, è quello che io dico. Poi, per carità, magari lo vuole vuol inserire gradualmente, lo vuole inserire successivamente. Io, questo non lo so rimane il fatto che comunque la, la mia previsione per quanto pessimistica possa essere spero di, di sbagliarmi è che al termine di questo filotto di partite che porterà al mondiale l'Inter avrà un crollo verticale e, e Inzaghi al, a, 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 andrà via andrà via fermo restando che questo potrebbe essere accelerato solo nell'eventualità in cui l'Inter dovesse perdere una di queste partite con una scoppola clamorosa, proprio che prende magari quattro gol e i giocatori che continuano a mandarsi a quel paese in campo. A quel punto lì potrebbe essere accelerato questo percorso perché andrebbe a compromettere il rischio quarto posto. Traghetatore Stankovic, siamo tutti d'accordo? Sì, sì. sì. Traghetatore Stankovic, ma a quel punto poi più che un allenatore bravo sul campo, qualora accadesse quello che ha paventato Ale o che pensa Ale, che secondo me eh, mi vuole dirlo, ma è molto probabile, purtroppo nella situazione attuale in cui siamo, a quel punto ti serve più un allenatore che entri nella testa dei giocatori che un allenatore bravo sul campo. Perché? Succede quello i giocatori a livello mentale, ovviamente, poi ne risentono. Perdono. Già questa squadra ha perso tanta sicurezza no in se stessi. Poi lo vedi, c'è tanta confusione. Si guardano in faccia i giocatori a volte mi per dire, ma qui che bisogna fare? No, cioè, te lo sai che bisogna fare perché io non lo so, anche a livello difensivo. Questa squadra ha perso tanto perché. Eh, proprio per i due centrali di scadenza di contratto che mentalmente non ci sono, né Skriniar né, né De Vrij, quindi hai già una difesa ballerina perché mentalmente due giocatori non ci sono il terzo che è Bastoni lo distruggi togliendolo al ventottesimo ma già prima della sostituzione al ventottesimo Bastoni stava durando tantissima fatica perché quando, quando Bastoni becca una punta esterna che lo fa allargare, che lo punta che crea l'uno contro uno Bastoni va in difficoltà, soprattutto nei recuperi non c'è più Perisic che gli fa i recuperi a 300 all'ora, lui quest'anno perisic non ce l'ha più da quella parte. Chiunque giochi un bastone da quella parte a livello difensivo, dà un 20% di quello che da Perisic a livello difensivo. Quindi ecco perché Bastoni è più in difficoltà, motivo per cui lui dovrebbe giocare a 4, ma a 4 non gioca mai. E allora io ti dico per come la vedo io contro la Roma secondo me sarà una partita a spartiacque perché se disgraziatamente l'Inter perde contro la Roma secondo me ragazzi cioè se vinci si va su se perdi, per come la vedo io l'Inter scivola ancora più verso il basso boh, io vi dico una cosa prima di, di darvi la buonanotte che comunque Inzaghi è uno che fa la Serie A da sei anni, sette anni, otto anni sette, sette, sette anni. e ha allenato la Lazio ha centrato delle qualificazioni in Champions League, ha vinto delle finali nazionali, mi sembra davvero impro improbabile che si faccia esonerare, cioè, secondo me, pre preferisco vederla come dice Ale, diciamo così: no? io credo che a un certo punto una, un allenatore che ha fatto certi tipi di campionati con una, un certo livello di squadra in Serie A non possa perdersi davvero così tanto al tal punto che si faccia esonerare mentalmente che... diver... scusami dico mentalmente è una situazione diversa perché lui qui si gioca la carriera mentre la Lazio non si gioca la carriera all'Inter oh, no. lui si sta giocando la carriera perché se fallisce lui con le grandi squadre secondo me ha chiuso sono, sono d'accordo con te ma a maggior ragione ti dico che eh, è proprio per questo che alla fine è uno che secondo me dentro di sé ha fatto il giocatore di Serie A e ha, e ha raggiunto certi livelli come allenatore di una squadra di medio-alta classifica. E quindi io mi aspetto davvero che adesso arrivi al, al nocciolo delle, della questione e, e si tiri fuori dalla melma da qui a, al 20 di novembre. Detto questo, io spero che mh, non si faccia ingolosire dalla Champions League. Eh, perché l'anno scorso quando a, fu intervistato a fine anno disse di nuovo che la partita che voleva rigiocare era quella contro il Liverpool quando invece secondo me ne avrebbe dovute rigiocare altre pensando al campionato e spero che sia chiaro dentro di sé che l'obiettivo primario quest'anno dell'Inter è il campionato arrivare in, tra le prime quattro perché in questo momento da quello che abbiamo visto almeno sempre parere personale da quello che ho visto in questo momento siamo un Inter da a fatica, quinto o sesto posto. Se siamo questi e giochiamo così, siamo a fatica da quinto o sesto posto. Per cui la sua priorità oggi deve essere arrivare tra a 3 quattro, prima di tutto. Dopodiché Barcellona, Vittoria, Pilsen, tutto quello che ti pare a te, lasciamo perdere. Poi eh, il Barcellona sta con i cerotti pure lui, eh. però in questo momento tante squadre in tutta Europa, anche le italiane, noi stessi stiamo con, con i giocatori in infermeria, la Juventus ne ha tre o quattro, contemporaneamente hanno avuto il portiere Pogba, Chiesa, insomma, in tanti hanno dovuto fare i conti con, con, il, con gli infortuni, il Milan adesso c'è Teo, Teve e Magnan che staranno fuori per un po', per cui secondo me deve veramente tirare fuori tutto quello che ha e mi aspetto che ne lo tiri fuori visto che è uno che ha fatto dei risultati negli ultimi dieci anni ma il fatto è questo sono d'accordo eh, in, 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 in questa visione il problema è che gli dice sfiga perché c'è un filotto di partite eh, però, che sono veramente difficili cioè non è, è che noi partiamo cioè, adesso in questo momento tu vinci con la Roma poi vai a, contro il Barcellona e magari prendi la botta però Poi... Barcellona con i cerotti no? Barcellona con i cerotti e non Barcellona... è Barcellona di sì, no, lo so ma Cerottati. io già mi immagino è eh, uguale Nino anch'io cerotti eh, mi immagino l'attacco che c'hanno. hanno immagino Lewandowski con l'attuale De Vrij o Acerbi cioè, <ride> ragazzi, Aspetta, ma infatti io ti dico: però ti dico va bene, Barcellona con i Cerotti. Poi devi giocare eh, fuori casa a Sassuolo. Il Sassuolo ha fuori Berardi, ha fuori Traoré, ha fuori De Frel. Quindi anche lì vai a giocare una partita in trasferta. Sei l'Inter. L'anno scorso hai fatto il secondo posto e hai vinto due coppe. Ok, non stai andando a giocare contro il Sassuolo in formazione tipo ragazzi, ci hanno Pinamonti, ci farà gol come l'anno scorso contro l'Empoli, fuori discussione, poi hanno Alvarez e hanno Frattesi, ok, e il Sassuolo che però anche loro hanno i Cerotti poi giochiamo in casa contro il, la Salernitana sono d'accordo, hanno gamba, hanno intensità pressano alti, però hanno pur sempre davanti Piontek, dietro hanno Fazio in porta sì. hanno Sete per cui voglio dire, è vero è un calendario fitto per tutti però non è che stiamo dicendo che giochiamo Milan, Juventus, Roma, Lazio, Barcellona, Vittoria Pilsen, Bayern di Monaco, cioè siamo una squadra che ha fatto secondo posto l'anno scorso. Deve rientrare Lukaku. Non si è appena fatto male, se Dio vuole. Eh, deve rientrare nelle prossime settimane. Ciaranovulo oggi si è allenato praticamente tutta la giornata in, in gruppo. Per cui dico un po' di coglioni fuori scusate sempre eh, le parole però, un po' di coglioni fuori, un po' di coraggio e poi andiamo a giocarcele ma andiamo a giocarcele giocandocele non con Gagliardini in campo ma con uno giovane, sono d'accordo che faccia il registro al posto di Brozovic perché le preso per quello metti il portiere giovane in porta che se tirano quattro volte ravvicinati si tira su quattro volte, tutte e quattro come un gatto io, quello ascolta mi, Nico. l'anno scorso, scorso ok, tutto io lo dici te, ma l'anno scorso questa squadra aveva un problema, non vinceva gli sconti diretti e quest'anno c'è lo stesso problema. Certo. è uguale, anzi, forse peggio per come gioca mentalmente. Questa squadra gli sconti diretti li perdi tutti. Appena trovi una squadra organizzata, l'Inter va in Ciampanelle quest'anno, con tutte quelle che ha incontrato, con un minimo di organizzazione di gioco. Lo stesso Lecce, vabbè, all'inizio agosto, ma a Torino ha detto bene prima Gianfelice, ha partito contro il Torino, l'ha vinta. L'hanno vita i tifosi, non l'hanno vita i giocatori perché Torino addirittura abbiamo rischiato di prendere gol. Appena trovi una squadra organizzata, è una volta, due volte, tre volte, cioè è già successo dieci volte che l'Inter davanti alle squadre organizzate dura fatia, soprattutto negli scontri diretti. E quello è il problema. Roma-Barcellona sono due scontri diretti e dove l'Inter secondo me durerà fatia per come sta giocando ora. A meno che non tornino tutti. Con dei superpoteri da dove, dalle parti del mondo in cui hanno giocato e che l'allenatore non faccia un percorso sui carboni a denti. Io la vedo, la, la vedo, dura. E ti dico anche di più: è vero che noi l'anno scorso siamo arrivati secondi, ma le altre squadre sono rinforzate. Eh. E noi, io non vedo tutto questo rinforzamento nell'Inter. Sinceramente, d'accordo su tutto con te, addirittura, e soprattutto sul fatto che sabato sarà la partita decisiva e secondo me. Ha ah, lo stesso valore che ebbe l'anno scorso Inter-Napoli perché la giocammo a novembre, mi sembra 10-15 novembre, novembre, sì, metà novembre Metà novembre. Si novembre considera che noi abbiamo iniziato un mese prima del campionato, quest'anno, per cui, secondo me, ha, è lo stesso grado di difficoltà di partita rispetto all'anno scorso, allo stesso punto del campionato dell'anno scorso. Per cui, ragazzi, io non so cosa dirvi, cerco di farmi cerco di godere dell'effetto di Gian Felice, che dice cerchiamo di essere un po' positivi. Sai cosa Nico? No, poi, poi, ti, poi ti lascio andare, chiudiamo, è vero. Ma l'anno scorso con i cambi, potevi avere. avevi qualcuno in campo che ti poteva risolvere la partita le partite oh, piatte Quest'anno non oh, c'è nessuno. C'è la vita, c'è la vita del Sanchez. Come fa a fare? Non mi dire così. Ma, ma guarda, ma, ma, te, cioè, ma te lo sai benissimo. Te vuoi mettere, mettere Sanchez i 20 minuti e mettere il ballerino? Allora, a me faceva un, un po' arrabbiare Sanchez, eh perché il gol che abbiamo preso su, su quella palla che era Fallo, di Giroud, eccetera, comunque una palla persa in centrocampo e, e bastava scaricare una palla indietro e, e mandarla su in verticale, per cui aveva fatto sì. molto arrabbiare in diverse situazioni. Sono d'accordo, il valore sicuramente di uno come Sanchez è diverso da uno di Correa, senza dubbio, però i primi cambi di quest'anno, ti ripeto, cioè, l'anno scorso se si faceva male Brozovic doveva entrare uno tra Gagliardini, Vessino e... e e Vidal quest'anno se si fa male Borozovic, hai Aslani poi se si è fatto male a Lukaku e va bene e quindi il primo che ti entra è Geco per cui adesso hai la sfiga che non c'hai non hai Lukaku e quindi il primo cambio è, è per forza Correa d'accordo però puoi anche far giocare come seconda punta c'è la Noglu Mkhitaryan, e fai fare la prima punta Lautaro cioè adesso possiamo stare qua altre 3-4 ore però in certe zone del campo, qualcosina di meglio l'abbiamo fatto, poi è vero, non hai sostituito un titolare a sinistra con un altro titolare, e hai ancora il problema del portiere. Cioè, quelle due tematiche lì le hai sempre voglio essere positivo, voglio, voglio farmi prendere 48 ore dalla, da quello che dice Gianfelice, perché, perché sono stato negativo fino a oggi dopo la, la sconfitta con l'Udinese, non mi si è potuto parlare per tre giorni. Cerco di prenderla un po' meglio. No, no, sicuramente. Poi voglio dire. Le, le, anche perché. Nel calcio, perché nel calcio può succedere: nel calcio può succedere di tutto, come, come non è sempre detto, e vinca la squadra più forte, è quella più in forma. Solo però per fare gol servono piedi buoni, serve gente, gente in regga. cioè, vedi. L'ambiente di San Siro di sabato, cioè lì, lì serve gente con le palle che vada in campo perché al primo passaggio, cioè, al primo passaggio sbagliato di 5 centimetri, partiranno i fischi. Te lo sai, Nico. Quello che dicevo prima, lui probabilmente farà partire Gagliardini e Gagliardini è il primo poggio sbagliato che fa, iniziano a fischiarlo e poi hai voglia a, a cercare di dire stai vicino alla squadra. Ti fa, cioè, se vedi quella giocata. Clamorosa sbagliata al terzo minuto, fischi, cioè, lo mandi a quel paese subito. Eh, è normale. Però, eh, questo devo dire. Io devo andare nell'arco di tre giorni, devo andare due volte allo stadio: uno contro la Roma, uno contro il Barcellona. E eh, ho, ho il timore, dopodiché ti ripeto: cioè, per me conta di più la partita contro la Roma che quella del Barcellona. Poi vado a vedermi il Barcellona, vado a vedere Lewandowski che dal vivo. L'ultima domanda L'ultima domanda, poi chiudiamo. Eh, da Ale prima ha detto tattivamente Mourinho se lo metterà in tasca in zaghi. Purtroppo lo penso anch'io, come, come lo stesso Sarri tattivamente si è messo in tasca in zaghi? No? Perché sarri cioè l'abbiamo visto tattivamente l'ha umiliato in zaghi. No, io penso che Mourinho giochi con una punta centrale. e Due esterni proprio per far allargare la difesa e fare l'uno contro uno e allargare la difesa dell'inter in più. La Roma purtroppo ha anche gente che comunque cioè, e si inseriscono e poi giocare anche in verticale, cioè ha tante opzioni, capito? E quello che mi fa paura a me, Nico, perché se allarga la difesa vanno uno contro uno con gli esterni che hanno e lasciano Abram lì davanti. Capito? La vedo non la vedo bene la partita, sinceramente. Non la vedo bene per nulla. Te come la vedi a livello tattico? Ah, bisogna... Intanto, bisogna avere il portiere che, se calciano in porta, para. Prima cosa, sì, ciao. Tanto lui fa giocare. Allora, te dimmi, no? Poi rispondete e chiudiamo. Te dimmi se è normale. Te dimmi quale allenatore normale fa giocare ancora Andanovic. Dimmi, dimmi questo e basta. Quando, no, no, tirano no. I gio... Quando tirano i giocatori avversari, facci caso a parte i difensori sono terrorizzati perché sanno e se tirano in porta prendono gol. Quando gioca Andanovic, i difensori vanno incontro a quello che tira, così, no, non tirare per favore! Fanno le barriere per non far tirare i giocatori. Facci ah, al, al di là del, del nome Andanovic, Buffon, c'è cioè, stato un momento in cui una, le società, Buffon alla Juve, noi con Andanovic, c'è stato un momento in cui le squadre, le società, hanno avuto, eh, sono conto di avere un problema col portiere, perché ha calato il rendimento... Clamorosamente e l'hanno sostituito. Punto. Punto. Per cui adesso Neandanovic è, è stato anche per Buffon e Buffon non è stato il miglior portiere della storia contemporanea del calcio degli ultimi 40 anni? Per me sì. Però sì ma chi punto, lo deve mettere quando... a sedere il portiere, lo devo mettere a sedere io. Però, però attenzione, sì, sono d'accordo, però in, in uh, accordo con la società se la società ha preso accordo con il portiere e gli ha detto no, fai ancora un'altra stagione tu fai il campionato quello, fa il Champions League e va lì e ripete sta cosa all'allenatore poi l'allenatore cosa deve fare? Come fa? Ho Questo capito ma essere? le cose le cambiano, lo, lo sai Nico te sei anche un allenatore, le cose le cambiano durante l'anno, se io a me mi compro una squadra e mi dice c'è il posto a titolare, se tutte le domeniche fa schifo il posto a titolare lo perdo eh. andiamoci certo, a... Me... Che ci ad d'agosto Giuseppe eh, finché non farà uh -huh. delle cappelle clamorose? Che prendiamo 4-0 con 4 cappelle, quello in panca non ci finisce. Detto questo, secondo me bisogna giocare aggressivi contro questi qua. Sì. E basta, bisogna giocare, giocare. Siamo Ale. Ne pensa ah, Ale, ti a Ale, livello tanto E pensi Murigno, che Mourinho, che no, Mourinho, studierà qualcosa per metterci di cioè In questo momento, è facile metterselo in tasca, Ezzaghi, in perché comunque eh, i giocatori non camminano in campo quindi sai dove poter eh. far male, no? quindi giochi facile sull'uscita del, del centrale l'inserimento nello spazio o il cross laterale tra il braccetto e l'esterno. L'unica cosa che lui deve essere intelligente, parlo di inzaghi a fare, è che la Roma ha dei problemi. Che possono essere due centrali di centrocampo perché sono due statue sì. di marmo sì. che non, non, si, non si muovono. Deve essere bravo a farli andare eh, fuori giri e devono essere bravi i centrocampisti, visto che anche la Roma, giocando a tre, fa uscire uno dei, dei tre sicuramente sul rilancio lungo, Geco eh, con la spizzata può far uscire il difensore centrale e uno può andare a fargli male con l'inserimento però cioè, diciamo che quello è il punto debole della roba ovvero i due centrali di centrocampo matic e, e cristante poi sostanzialmente sono convinto che sul regista quindi sul ruolo di brozovic farà andare i pellegrini in fase di non possesso e, e poi de deve essere bravo a mandarli fuori i giri. Deve sì. essere brava a mandarli anche, fuori anche, Ale, anche se loro il cioè, centro campo lo usano per recuperare palla, soprattutto fanno gioco di rottura, ma ben sai, poi dopo sviluppano tutti i giochi da un... Sì, però però lo fanno con una lentezza bestiale, perché eh, due. Sì, veramente... sì, sì, i, I matic e cristante sono due paracarri cioè vanno a due allora, vanno a due allora, e tu devi essere bravo. Ecco perché dico che Aslani, in questa partita avrebbe potuto farli andare fuori giri potrebbe dai ancora. Non Speriamo, pot diciamo potrebbe. Illudiamoci. Illudiamo. io ve l'ho detto, dobbiamo giocare aggressivi perché che poi il discorso che stavi dicendo tu adesso, dobbiamo giocare aggressivi per andare a cercare di recuperare palla alta e sfruttare le 60.000 persone che ci saranno lì e, e spingeranno e, e si esaltano in queste situazioni qua io dico perché che questa non, non è una partita da Gagliardini, da Gagliardini proprio per il pubblico eh fatti che Amico secondo me mio, già, ti problema, già ti metti un problema in campo, Cagliari eh, poi... io mi metti, io se lui fai... fosse lui io emetterei 3-4-1-2 o, o sto benedetto 3-5-2 mettendo Varella, Barella, Slani e uno tra Michitaria e Çalanoglu. Io e cambierei, cambierei, cioè gli darei un lui recuperato? Oggi ha fatto, tre, qua, ha fatto tutto l'allenamento, una parte ha saltato, da domani però in gruppo, da domani fa tutta la seduta e anche dopodomani. Ecco, già a vedere un centrocampo, Aslani, Balerma, Cialanoglu, già mi... Però io li metterei 3-4-1-2, cioè io proverei a cambiare qualcosa, proverei a, a mettere la sorpresa in campo, metterei il trequartista quartista per cercare anche di sfruttare un pochino di più la verticalità e cercare di arrivare... Più velocemente possibile in porta e anche loro farli stare più bassi. Non lo so, Bisogna speriamo. vedere se hanno la gamba per il 3-4-1-2. La gamba in questo momento mi sa che ce l'hanno giusto per scendere dal letto. È quello che tu ti ritrovi con centrocampo a due con le gambe molle. No, non lo so Beh, se lo riuscirebbero a reggere. Vediamo l'allenatore lui vediamo prende 5 milioni e mezzo per pop per, 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 per assumersi delle responsabilità io odio sì, che, che far giocare Gagliardini vuol dire già metterti un problema in campo perché lo sappiamo tutti e poi lo fischiano dopo 20 minuti Gagliardini Aslani spazio una lancia a confronto di Gagliardini eh, lo sapevamo che questo non era un campione eh, è comunque un giocatore che non ha mai rotto le scatole, con Conte ha avuto il suo buon rendimento e non ci scordiamo che anche lui, strutturalmente, a livello fisico, è un giocatore che entra in condizione dopo parecchio, perché è alto 1,90m, se non sbaglio. Insomma, è uno muscolare. Se tu già non cioè, lo, lo usi a fasi alterne, non prende forma, già è scarso di suo. Eh, io penso che le attenzioni di molti tifosi dovrebbero andare su altri giocatori, non su, su Gagliardini, ragazzi. Gagliardini lo sappiamo chi è Gagliardini. cioè eh, Quando è che cominciano un po' in più di persone a, a incazzarsi con, con con le sbracciate di Brozovic o di Barella, o, o, o a ah, cioè queste queste robe sì, qui. Sì. Gagliardini sappiamo che Gagliardini è questo, cioè, che, che spari sulla veste, eh, sì, cioè, non, 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 non ha, testo, cioè, ha senso sono... fino a un certo punto. Bisogna anche essere furbi: che un giocatore come questo lo fischi e lo mandi ancora di più in difficoltà. Eh, non, tanto lo sappiamo, che cosa cioè, non è che abbiamo preso con Dogby a 42 milioni ci sta deludendo e lo fischiamo l'ho preso Gagliardini che è Gagliardini cioè io lo so eh, il problema è che i tifosi la pensano in un'altra maniera quando sei allo stadio poi sei infervorato, c'è l'adrenalina addosso, ale lì e un in faccia... quando sei tifoso allo stadio non guardi in faccia a nessuno però eh... vediamo dai se questo allenatore dà qualche segno di vita Darà qualche segno di vita, e soprattutto io vorrei vedere una mossa di coraggio da parte sua, anche se secondo me difficilmente arriverà. Secondo me potrebbero esserci problemi invece, qualora venisse ammonito qualcuno e che lui continuasse a sostituire, allora secondo me lì verrebbe fuori. cioè lo faceva già la Lazio, sta roba, però Lo so, eh. Eh, lo so mamma, le sostituzioni con ammonizione. Eh i tifosi della Lazio sono sempre stati incazzati per questa roba qui la Supercoppa <ride> italiana vinta contro la Juventus lui la vince sostituendo i giocatori ammoniti la cosa che gli dice bene è che quelli che sono entrati gli hanno svoltato la partita se non sbaglio anche Cataldi <ride> che segnò sul calcio di punizione sulla finire, su finire di partita della Supercoppa eh non gli sta dicendo bene, ma ripeto, un, un conto è che tu vuoi stare tranquillo. Magari stai a metà secondo tempo, cioè dei giocatori ammoniti non vuoi correre il rischio di rimanere in 10. scorsa al trentesimo minuto, tu togli due giocatori ammoniti, saresti veramente a prendere a schiaffi. Cioè, Bastoni è sempre stato uno molto, molto, sul, cioè molto tranquillo. <ride> Vederlo così significa che tu sei veramente esasperato. Esasperato sì. dalle scelte che fa, questo speriamo, dai, ragazzi. Speriamo bene, vediamo. Dai, magari, ecco già se recuperasse c'è la no blu. Anche se io penso che sia molto difficile, c'è la no blu. Parta a titolare, come qualcuno diceva senza fare nomi, che Lukaku sarebbe partito a titolare. Ma, questi sono quelli di class delle cinque versioni che diano queste robe. qua Comunque, vediamo. Che le succede. Buona e torna. E speriamo bene. Dai, ragazzi. Speriamo bene. Bisogna essere positivi. Magari eh, Izzaghi avrà la sua uh. rivincita sabato contro la Roma. Sarà sicuramente una bella partita. Vediamo che succede. Ragazzi, qui, negli ultimi dì, anni dì, abbiamo dì. preso Kolarov, Michitarian e Gecko 34, 35, 36 anni e Caisedo. Dove lo metti, Pippo, ma Pippo era a Lazio, però Pippo Caisedo. Noi dalla Roma negli ultimi tre anni abbiamo preso giocatori oltre trentenni e lui, i loro pieni li sono presi, e Mancini, e, e di Bala, e Abra. E noi gli abbiamo portato esatto. i essere paracarri da... Siamo diventati la discarica delle romane. Eh, devo dire, Mancini, Mancini, meglio che non l'abbiamo preso, perché io non l'ho mai amato come giocatore, sempre ammonito, sempre, sempre. Poi, eh. qui, a, qui a Roma dicono che cioè, non c'è partita dove non prenda ammonizione. Eh, Smalling allora guarda uno dei due Smolling, Smolling eh, dai non è, non è male um, se stanno dai, bene dai. ragazzi se stanno bene se il terzetto nostro sta bene in forma è il più forte eh, a mio modo di vedere il sì, problema sì. è che Scriniar sta fuori di testa eh, dovrai eh, pure. Diciamo, pure pure <ride> bastone, incazzato nero, ah, ehm. nero esatto. il, portiere, il portiere non para, vedete come siamo messi però facciamo le live sul pdf però facciamo le live sul pdf ciao ragazzi e su, class, e su glass che che non esiste buonanotte grazie mille buonanotte ciao ciao Ale, ciao. ciao Nico. ciao ciao ciao, ciao, belli, ciao. ciao.